Amici di Formula Italian Team, bene, benvenuti, buonasera, ma soprattutto prima di iniziare dobbiamo sbrigare i convenevoli. E il convenevole principale, per quanto sia quasi mezzanotte, quindi per 5 minuti siamo ancora in tempo, è buona Pasqua e per quanto in zona rossa, speriamo almeno in famiglia anche un bel e buon lunedì di Pasqua. L'abbraccio per quel che si può. Con noi stasera, li vedete? C'è uno schermo vuoto, ma lo vedremo a breve, e un altro è diventato vuoto adesso. Però, in ogni caso, in alto a destra dei vostri teleschermi, Andrea Badolato, buonasera. Ciao, ciao, ciao Luca. Ciao, buona Pasqua. Alla mia sinistra, qui di fianco, invece abbiamo Jacopo Rochita. Ciao, ciao a tutti, buona Pasqua. Fine, buona Pasqua. In basso a destra, insomma, che si sta adoperando nella voce di protesta, Track Limits Matter, questa sera abbiamo il nostro, è un po' il nostro Mandy Mandy, ogni tanto ne esce con una... Raffaele Lelli! Sempre proteste silenziose ma efficaci. Attendo il pigiamone fitto, visto che lì non ci si smuove. Proviamo altro intanto. E invece, coperto da un cappellino rosso, sembra un pochettino lo sceriffo quando è lì penzoloni sulla sedia, sull'uscio della sua casa, col cappello ciondolante. Ecco qui, abbiamo anche Simone Fracchiolla in arte SDM e ci ha raggiunto. Vai, Simone, prova a parlare così facciamo anche il test Ma audio. perché lei è sempre sopra di me, mi Eccolo. scusi? Allora, guardi, non è che le posso dir Mi vedo molto. imbarazzato. Mentre in alto a sinistra non l'abbiamo introdotto prima perché era un attimino assente, abbiamo anche Alberto Foltran, protagonista della gara di settimana scorsa. Eccolo qui. Non ti sentiamo, forse Perfetto. sei in silenzio stampa, no? Non si sa. Vabbè, io preparo. Grande figura di Alberto, signori, Ora ti sentiamo. No, incredibile. però basso. Perfetto. Basso, ma si sentiva. Ok, signori, allora prima di iniziare con le discussioni, allora veniamo da una sesta gara, sesto appuntamento in Bahrain, decisamente bollente, ricco di avvenimenti, ma alla fine i risultati ufficiali hanno confermato che i risultati erano quelli, insomma, quelli che si sono visti in pista e aggiungo, meno male, poteva succedere di tutto. Andrea, cioè, meno male. No, aperto, poteva succedere di tutto, mi è venuto in mente questo. Esatto, bravo. E va bene, quindi dai risultati ne viene fuori che la classifica è questa che vedete ora in sovraimpressione, con Formula Italian Team avanti i nostri poco sotto la soglia dei 400 punti, 395-61 lunghezze di vantaggio nei confronti dei Liga Online F1 che a 334 punti sono in seconda posizione, con 20 lunghezze di vantaggio sugli MRL che sono a cavallo delle vetture marchiate Alfa Tauri, quota 314 punti in terza posizione, poi seguono McLaren con il team colombiano di Viegas e Acosta, poi Simarge in quinta posizione. E a proposito dei Simarge, il primo grande colpo di scena di questa serata, i Simarge non saranno in griglia. Voi che ne dite? Ma senza più che altro perché per noi non è che cambia granché, però potevano aiutarci per quanto riguarda guadagnare punti sui nostri rivali, perché comunque hanno alcuni piloti che non vanno comunque male, potevano stare là in alto. Tutto sommato, adesso noi invece ci dobbiamo concentrare su questa gara, fare il miglior risultato e vediamo un po' se riusciamo a portarla già da oggi il titolo, perché diciamo che questo oggi è il primo match point, insomma, dei due che abbiamo. Speriamo di non sprecare i match point come Sinner o come Federer nelle occasioni importanti, però insomma c'è Luca, ti margine in annuncio che questo su caso. YouTube le premesse non sono buone, non so se... Oh no! Non lo so, io sto... Ci sono su YouTube... Che succede? Non so se vedi... Cambia... No... Non leggo! Aspetta, ingrandiamo, ingrandiamo, ingrandiamo! I pollici su e pollici giù, non so se li vedi. Ah, Oh aia, no! aia. Ai ai ai! Oi oi oi! Questa non me l'aspettavo, ma tra l'altro credo che sia una questione di... Allora, mai dire mai, perché a volte ci sono gli account fantasma, account di gente che va lì per, solo per
diciamo, per flemmare o eitare una pagina, ma qua poi entreremo nel linguaggio tecnico. Però un po' strano, io ripeto, mi è sembrato strano, tra virgolette, la non partecipazione dei Simarge stasera, perché è arrivata un po' dal nulla, cioè di colpo, ragazzi, ci dispiace, stasera non possiamo partecipare, buona gara a tutti. Non è, cioè, teoricamente anche, è anche uno dei team alla quale non è successo niente la settimana scorsa, quindi non cado dalle nubi, come direbbe. Che anche è vero che Pasqua, probabilmente alcuni non potevano correre. Potrebbe, mai dire mai. Sì, però fa strano questa assenza così dal nulla. Vabbè, intanto per quanto riguarda la gara odierna, Luca, chi partecipa? Intanto diamo un po' di anticipazioni. Come no? Allora andiamo a guardare subito le formazioni con i nostri rivali principali, ovvero Liga Online F1, che scendono in pista con il preferito di Long, ovvero il leader della loro prima categoria, Bellini. Guilherme Bellini e Vogram Diaz, che invece è sempre un pilota che compete nella loro prima categoria, ma è in, se non ricordo male, in ottava posizione. Poi ci sono i Ligco con Pablo e Velez, ovvero i due piloti colombiani che corrono con i colori di casa Haas, e sono anche, devo dire, i piloti alla quale abbiamo dato la più grande raccomandazione anche ai nostri piloti di stare attenti, perché la pista è molto corta, spesso sono andati in difficoltà, quindi essendoci il ghosting disattivato dovremmo stare attenti in fase di doppiaggio, perché insomma non mai dire mai. Poi la pista è abbastanza stretta, quella dell'Olanda, sì, veloce, stretta, un po' infame, ecco, come pista da questo punto di vista. Doppiaggio da parte di chi? Dei nostri che arriveranno sulle AS, perché suppongo che arriveranno in un minuto e dieci scarsi di giro. E poi gli MRL sono anche questa sera senza Rufos, in pista ci sono Ruffo, Nico e Aredes. Poi i soliti Viegas e Acosta per i CF1, per gli F1 CVL Zanelli e Venom 29, i Simarge appunto sono assenti. Questa sera invece corrono per i nostri colori Farris, che vorrà, come dicevamo, anche, diciamo, a telecamere spente, rifarsi di quello che è stata la gara in Formula Europe, e Napo, che corre con un nuovo nick, Napos Bin, quindi speriamo di non doverlo citare per questo nick. E poi ovviamente ci sono anche gli LPF, ovvero il team peruviano, che corre con Rodrigo 23 e Rodri Sape 99, quindi questi sono i team. Mentre intanto abbiamo anche il cronometro, è iniziato il countdown che segna 2 minuti e 35 all'inizio della diretta, quindi tra poco inizieremo ad avere anche le prime immagini della pista. Cos'altro? Alberto stasera lo avremo in doppia veste, perché è anche ingegnere dei piloti in pista, quindi avremo anche uno sguardo live su quello che succederà contemporaneamente al muretto. Intanto vi lanciamo subito una proposta: se arriviamo a 50 spettatori, Raffaele mette all'asta l'opera d'arte, che però in questo momento è ancora coperta. Se arriviamo a 25, ve la facciamo vedere, quindi invitate gli amici. A 70 viene il gatto. Non ti sentiamo, Raffo, sei mutato forse. Ti diceva anche il gatto. Op! No, il gatto no, no, quello no. Però ecco, appena arriviamo a 25 l'opera verrà mostrata, e poi un po' spoilerata già si intravede qualcosa. Quindi, io creerei un sondaggio: cosa c'è dietro al track limits matter? Assolutamente sì, chi è che può farlo? Fatelo. Accento, Paolo dice che accento Flaminio diventa presidente, e allora Monaco era già presidente. No, vale per stasera. Un minuto e dieci, forse la partenza delle qualifiche. Importante le qualifiche qua in Olanda, perché è una pista dove tendenzialmente passare è difficilissimo. Sì, infatti, confermo e sottoscrivo.
È una pista dove tra l'altro si tende ad andare molto a trenino, quindi bisogna stare attenti anche a quello, al traffico, la strategia, la pit lane è molto corta, si andrà tendenzialmente comunque sulla costa, ma sulla sosta, ma tendenzialmente la pit lane è corta, 14 secondi sono davvero pochi, eh. Per una pit lane forse la più corta dell'intero mondiale. Io credo anche che secondo me ci sarà qualche virtual o safety car che potrebbe far cambiare tutto, perché è una pista che è tendenzialmente veloce, con muretti stretti e con pochissime vie di fuga disponibili che una macchina di sicurezza oppure una virtuale potrebbe entrare quasi sicuramente. L'abbiamo visto anche nei nostri campionati che c'è stata qualche safety car, qualche virtual, quindi soprattutto nella sport, quindi che fa. Guarda Stem che si fa, ne so qualcosa. Diciamo che l'unica nota positiva in questo momento che possiamo dire con certezza è che non pioverà, visto che Sì. il meteo è bloccato, e la pioggia qua in Olanda aveva fatto macelli, e Sdem lo sa molto bene perché nella 50 erano successe cose. No, però purtroppo sta risentendo della forza di gravità. E poi dal sondaggio si va di spoiler, quindi non... attendiamo di essere un po' di più, ecco, poi la mostriamo. Sì. A 25 la mostriamo. 25 la mostriamo, 50 va all'asta. Hai visto mai qualche folle? Sì, occhio che Intanto per... iniziano ad arrivare le prime immagini dalla pista, Ma ma aspettiamo che tutto sia più che regolare, ecco. altro dopo non facciamo come la Ferrari che dicono alle 14 facciamo vedere la vettura, poi ci sono persone che lo fanno vedere prima. Tra l'altro, la Ferrari ha mostrato dei nuovi particolari della vettura. Che bello, che bello. La nostra infanzia. Il Defettove era con Un 4R. Luca, una cosa, i Simarc sono gli Dimmi. stessi che curavano lo streaming nelle settimane passate? Sì. Hanno curato due streaming, se non vado errato, Allora, del un po' mondiale. sospetto che loro non ci sono, noi curano lo streaming e ci sono queste bombardate di dislike. Ma Sì, comunque, diciamo che è un non c'è sospetto. benzina sul fuoco. Diciamo che Andrea da avvocato muove dei sospetti. Sta andando. Servirebbe Andrea, servirebbe credo un meme per cercare di far capire alle persone cosa sta succedendo all'interno di quel video tra Ma dislike e io non ho detto nulla. Mamma mia, ragazzi, quanta cavolo like. Non so chi l'ha detto poi questo discorso, penso che l'ha detto Luca, ha accennato di che cosa? Ditemi. È questi, diciamo, coincidenze. tipo Adam Cadmon, coincidenze? Io non credo. Credo. Abbiamo Ma anche che non lo bello, so, visti te davvero non capi, so. oppure è lo sponsor, Titolare del quello team che... Simarg prima della gara. Allora ho sentito un po' i piloti, sono carichi. Napo stava strofinando il gatto e il gatto Parri sarà carico. Vediamo, aspetta Andrea, fallo rivedere in favore di telecamera adesso. Credo che Siamo il sia... titolare del team Simarg prima di questa gara. Stasera ragazzi la Di portiamo qualche avanti. piccola No, come provincia. Pizzul. Stasera Ah. facciamo E mi sentite meglio adesso? Sì. Eccolo, Sì, Alberto. ottimo. Stasera che cos'è? Chi è? Ah, è Talz! È Talz! Vi regaliamo questa perla di Talz che Intanto fa cose. stanno Luca arrivando c'è alcuni share Alberto. di sport estremi che neanche la pubblicità su Rai Sport dopo le 3 di notte. Intanto Luca. La sigla quella là era da trance disco anni 90, Allora, quella era intanto incredibile. Luca, approfittiamo di Alberto per farci capire un po' le sensazioni dei nostri piloti, visto che lui fa da Vai, ingegnere. vai, come no, vadi, vadi. No, niente, allora Napoli mi fa che come best è sull'8 e 5 e Farris ci aspettiamo grandi cose da lui. Bene, bene, bene. Ha strofinato il gatto. Sì, intanto le qualifiche sono iniziate. Eh sì, infatti arrivano le immagini dalla pista. Ci siamo, ci siamo, ci tuffiamo. Tuffiamo nell'azione. Inquadratura subito in Allora, Mercedes, che si scaldano le gomme, tutti in pista, credo. Sì, è il famoso Bellini.
Bellini adesso qua. Bellini. Non me lo sarei mai aspettato la quadratura sulle mani. Belandi. Vedere qua, mi sarebbe piaciuto vedere Burto Oze fare esplodere la testa a Luca. L'eleganza del nickname Naposbina. Os brasileiros já abrindo a primeira tentativa de volta rápida com o Bellini. Io ho un brutto presentimento con quel nickname, però io non mi chiamerei una cosa che potrebbe anche secondo Napoli. E guarda, io ti dico, già nell'accento quando abbiamo fatto la gara in Master l'ha schiantata malissimo in curva. Non si era allenato oggi invece. è pronto Napoli, pronto. È carico. No, ma lui è il classico pilota anche che se va un po' più piano ti aspetti che comunque sia davanti. La velocità non gli manca a Bellini, perché vedo la mappa rossa dal giro annullato, cioè, ma noi continuiamo a guardarlo. Sì, nel frattempo continuiamo perché non c'è nessuno in vista, sono 15. C'è bandiera di no. Ruffo Nico subito 8 e 5. Ruffonico. No, Ruffo Nico. Sì, il signor Rezzonico. Vogram Dias. Le aspettative do Bellini. Vogram Dias, che sembra quasi più un nome greco che un nome portoghese. Vogram Dias, guarda, vi dirò. Paris secondo. Napoli. Più che altro è bellissimo che la regia fa vedere Ruffonico che ha finito il giro e non fa vedere nessun altro che sta nel giro. È veramente interessante. Vabbè, dai, sorvoliamo. Comunque, ma non sono professionisti, sono professionisti. A Redes pure lì, a Redes pure lì vicino. Secondo me però il giro di attacco, guardando anche le altre sessioni, è stato un pochettino più morbido del solito, nel senso ho visto Paris attaccare tranquillamente in 8-3, quindi ma sì, ma poi comunque il primo giro bisogna mettere lì un tempo, poi dopo da lì puoi scendere. L'importante è che comunque sia un tempo che ci mantiene là davanti. Molti hanno optato quanti per le medie, infatti. Era quello che ti stavo dicendo, molti per le medie, però è un po'... Io avrei... Non rischiarci le medie, sì, secondo me. Personalmente primo non si passa, secondo ma se ti mettono a trenino diventa una tortura, cioè se sei da solo Napo, i tentativi magari passi. Non so se è Napo quello che si è girato, che vedo con la bandiera gialla tra... Sì, probabile. Comunque io non vorrei dire si è girato e il suo nome è Napospin. Poi fate un po' voi. Niente. Fa tipo come Zarco, secondo me. Fa la caduta all'inizio del weekend per poi dopo fa una grande gara, capito? Più o meno tipo Marquez. Vediamo. Anche roba mi sembra Majin Buu. No! Ma no! Che succede? No, è esploso YouTube, scusate. Eccolo, cioè, ma senza un motivo. Adobe Flash Player, ma chi te caga? Sta cancellando tutto la lista. Così mio fratello mi tira una fucilata. Però detto questo, il Mac non ha problemi! Comprate il Mac! No, scherzo. Ma vaffanbro, buttatelo! Però Mac funziona quale? Molto bene. No, è il MacBook Pro. Io per mangiare al Mac ci starei comunque, perché da un po' che non ci va. 5 anni fa è già da bugiare. Allora, intanto invece vediamo, c'è Bellini che va subito per il suo settore centrale, secondo tentativo già per lui, quindi potrebbe rischiare i 4 tentativi. Probabile, sì. E davanti c'ha il suo compagno di squadra? Mi sembra uno. Stavo ammazzando. Ah, una Red Bull. Guarda, c'ha una bella scia qua. Qua. Ah, ho capito perché si stava ammazzando. Mamma mia. Bellini. Ha fatto un tempo...
ha perso forse meno di quello che sembra, eh. Due decimi sì. Ah, comunque ha fatto un bel tempo alla fine. Per l'errore commesso. Eu até acompanho aqui as parciais que tiveram ele em relação ao primeiro. É, ma andiamo a vedere i colombiani. Ah, no, Villegas comunque nel suo giro, vediamo un po' che tempo Villegas, fa. Sì, Villegas che poi Villegas, secondo me neanche è un brutto pilota, perché si piazza sempre lì, manca sempre quel qualcosa, ma non è così tanto lento. Quindi anche per la qualifica c'è comunque da vedersela anche con lui, perché comunque si è dimostrato sempre veloce. E Villegas quinto, 8 e 8. Arriva Bugram Dias. Bugram Dias. È un buon pilota, so che di vez in quando fa un Grand Dias, che aveva girato in Bahrain in campionato ufficiale loro 25-0, quindi mezzo secondo più piano della pole che poi c'è stata in Bahrain. Pablo, qui saranno sicuramente gli stacchi più contenuti. Scusa, perché Pablo è primo? Raga, questi qua non hanno mai fatto un tempo, cioè da dove è uscito sto Pablo? Chi è? Io controllo le gare prima, questi non hanno mai fatto un risultato mezzo decente. Ragazzi, no, c'è qualcosa che non conta. Io vorrei esultare. Poi ricontrollerò, Io vorrei risultare per Farris, però sono rimasto scioccato per sto Pablo, perché ho detto, come mai sì, colombiano secondo? Ma guarda, Pablo forse non ha corso le altre gare, ma insomma, chi aveva corso prima erano costantemente in fondo. Ma infatti Alberto se li ricorda. Ma infatti il suo compagno di squadra è ultimo di quelle che ha fatto tempo. Non mi ricordo se ha mai corso Pablo le gare prima. No, non l'abbiamo mai visto. Non sono mica tanto, non sono sicurissimo, ecco perché. Oh mamma mia, Venom. No, penso di sì, anche perché ha perso una barca di tempo lì. Oh no, tirato dritto. Si sta migliorando lo stesso, perché Napo. Napo intanto sta facendo il giro nel T2. Nel T2 è inizio di 3, anzi in questo momento speriamo che non faccia errori. C'ha Farris davanti? Farris. Farris. No, non credo. Secondo me quello davanti è Napo. Sta arrivando Napo, vediamo. Napo settimo. Ma c'ha ancora da scendere lì. Zanelli muro. Ma quel cordolo è veramente quel cordolo non lo devi prendere a prescindere, ma c'è un'altra linea. Come fai a prendere quel cordolo? Sinceramente è un mistero, perché di solito un'apertura non si allarga così tanto verso l'esterno lì. Beh, più che altro avrà preso male la linea, ha provato ad aprire il gas, ma la macchina l'ha portato fuori e ha preso il cordolo. Zanel sem tempo nenhum até agora. Vedi, infatti adesso la traiettoria di Hopking, ad esempio, è quella corretta, il cordolo lì non lo prendi mai. Poteva usare un po', cioè lì puoi andare dritto, secondo me sfiorare il cordolo, ma tenere lo sterzo dritto portandoti pelo per dare il massimo del gas, tanto insomma poi a quando accompagni un attimo la macchina a destra per girare dopo. Allora, situazione critica per Napo, perché settimo non è proprio un bel posto da stare, mentre molto bene Farris. Pablo, sorpresa credo per tutti in questo momento della qualifica, ma ammazza. No, però era la mia sorpresa di aver visto uno dei colombiani davanti. È comunque una sorpresa. Da fare, sì, è una sorpresa, però comunque, cioè, il distacco l'abbiamo un po'. Poi, ripeto, si fa in gara Farris fa 4 tentativi. Sì, però comunque è una sorpresa, perché in generale i colombiani non sono andati forti. Sì. Trovi Pablo II, dici, anzi. Vogliamo metterla in ottica il campionato? È ancora meglio per noi, perché si inserisce un altro pilota tra noi e chi stiamo duellando per il titolo, i brasiliani. Tra l'altro in questo momento io vedo i brasiliani leggermente in difficoltà, Adesso arriva Bellini che mi smentisce, guarda. 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8.
C'è una Pulitan con problemi al posteriore con lo stesso assetto di, delle prove. Oh mamma mia. E vediamo. Io non direi solo problemi al posteriore, ma secondo me un problema di fare la gara tranquilla. Oh, a parte quello, ma è un problema di Nick. Secondo me c'è un qualcosa lì che gli fa alleggerire il posteriore. Io mi dissocio da tutte queste cose perché ma quali erano per curiosità le altre scelte del Nick? Perché c'era stato un po' di sondaggio che ho letto anch'io. Vabbè, però Napoli qual era? Comunque, però l'ignoranza di mettere Napoli Spin credo prevalga su qualsiasi altra scelta. Dalla regia mi informano che c'erano altri Nick speciali, però non sono stati nominati. Sì, per esempio Spin Napo. Allora c'è Farris che sta rifacendo il giro con gomma nuova, però Farris lo fa adesso? C'ha il tempo per farne un altro? E ne fa un altro. Ma c'è una vettura davanti. Sì, ma sta togliendo un decimo e mezzo. Bravo Villegas, comunque si è levato immediatamente. Forse me l'ha spoilerato in cuffia, ma voglio guardarlo con voi. Traffico ni perché Villegas si è spostato 8 subito. 2. Bene, dai, abbiamo due decimi. 8 e 2 buono. 8 e 2 molto buono. Vugrandias secondo. Clamoroso che Vugrandias sia davanti a Bellini, cioè Bellini da leader della classifica dei Liga Online, secondo me, o non sta azzeccando un giro, perché Vugrandias è ottavo in quel campionato. Può darsi che Vugrandias piace questa pista come una delle sue piste preferite. È un po' come io con Francia, no? Io con Francia io sono sempre settimo, ottavo, nelle altre piste sono settimo, ottavo nella Master, arrivo in Francia e vado a lottarmi per la top 13. Vai in overpower. Vediamo gli ultimi minuti. Napo sta scendendo in pista adesso, altrimenti poi si trovavano Napo, però Napo se scende adesso c'ha il tentativo e poi rientra in box o ne fa due. Potrebbe farne anche due se gli esce male il tempo, deve caricare il carburante. Perché per uscire adesso sicuramente c'ha tempo al massimo di rifare il giro se esce male. Comunque confermo che Pablo non aveva mai corso, quindi ma la novità assoluta. La differenza col compagno di squadra è abissale, perché Pablo 8-5 e... Con tutti i compagni! Con tutti! Sicurezza, come dire, sì. Sì. Napo tagliato. Era a benzina ancora per un altro. Appunto. Era... Immaginavo, anche perché qua già quando esci con il minimo è benzina per due giri. Era preventivabile. Importante per Napo fare un tempo quantomeno sull'8-3. Per cercare di pararsi da molti piloti, perché se non riesce a fare quel tempo là... L'8-3. 8 e 4 l'ha fatto, mi pare. Se non mi ricordo male. Io credo che. Però 8 e 5 già va bene. 5. Sì, almeno stai in mezzo a però, meno casino possibile. Vediamo. Vediamo. Ci sta lanciando. Ricordiamo che ovviamente i piloti hanno un minuto in più rispetto a quello che vedono. Velez schiantato a curva 3. Sì. Comunque ricordiamo che i piloti hanno un minuto in più rispetto a quello che vediamo noi, perché noi vediamo un minuto e 30 al termine. E infatti non ancora esce Farris. Vediamo Vugrandias che ha iniziato adesso il giro. Interessante per capire più che altro che tempo potrebbe fare il pilota brasiliano, che poi dopo ci farà punto di riferimento per Alberto, soprattutto. Qualcosa un decimino al T3 ci può stare. Ruffonico intanto terzo. Scusate, secondo, 8-3. Però ha finito, quindi per noi bene.
vediamo qua il secondo settore. Non si migliora, è più o meno sull'8 e 4 anche lui. È buono il T3, vediamo se prende la corda qui. Il T3 sinceramente farlo come Farris significa guadagnare i due decimi, non credo che... Addirittura rientra ai box. Bellini in pista in questo momento. Pablo ha fatto... Napo chiude. Ha migliorato Pablo da Asta. Oh no, era Farris che si è lanciato, quindi Napo sta arrivando adesso. Comunque, comunque ragazzi, questo Pablo ha fatto quel tempo lì e poi non è riuscito più a replicarlo, quindi niente, è migliorato. Ha migliorato, ma è rimasto lì. Questa è una bella bega per lui, C'ha Bellini davanti. Sappiamo come sono gli altri, quindi vediamo. Speriamo che Farris si riesca a scappare. Tanto Pablo si lancia adesso. Bellini adesso pure. Farris al T2. Passa adesso al T2. Sì, sta imbroccando il T3. Si sta improvando. Bellini non migliora nel T1. Di pochissimo, ha fatto praticamente allo stesso tempo. Se Bellini non migliora... Non ha migliorato neanche... Credo che questa sia la classifica definitiva al netto di Bellini, che potrebbe scavalcare qualcuno, ma credo che Farris mantenga la pool. Io ragazzi non vi vorrei dire, il problema della posteriore di Napo. Ma la forata? Ma ti sei anche schiantato. Ma perché? Il problema è che Napo sta sbinando. Lo capite pure voi qual è? No, comunque... Si è migliorato Bellini e si è inserito settimo Viegas. Allora, c'è Napo che ha 4 decimi su quello dopo. Quindi probabilmente avrà il passo un po' più lento. Però quelli davanti, lo stesso Villegas, Reddes, Bellini, cioè... Là sono tutti uguali. Sì, però sono macchine, ecco, non sono fantasmi. La cosa interessante comunque è vedere che tra i piloti brasiliani si sono inseriti Pablo, si è inserito mi sembra anche Rufonico, si sono inseriti tanti altri piloti, quindi... La corrida è lunga, è buona. Dobbiamo fare la gara Farris sull'andare via e Napo sul marcare Bellini. Sì. Guarda, safety uscirà, è un disastro. Vabbè, questo poi... Allora, oddio, allora, se devo essere onesto, uno come Napo, che lui è tendenzialmente aggressivo in partenza. È tendenzialmente aggressivo e può aiutarlo nelle partenze queste qua, un'aggressività come lui. Il problema è che da noi non c'è lag e sono molto puliti qua, non lo so, io già ho preso spesso e volentieri le partenze di Napo come questo. Speriamo che non succeda niente. In Ungheria io per esempio, quando ho visto Napo infilarsi di cattiveria in curva 1, io non ho detto solo questo, però diciamo non erano volate parole molto dolci in quel momento. Intanto ecco la classifica, 3.95 3.34. Vai Alberto. E allora io ho detto a Napo che stiamo correndo contro il UF1 e l'ho ripetuto. E poi niente, allora un pit stop si metterà hard al giro, mi pare 12-13, e undercut o overcut cambia niente, in pratica dipende quando abbiamo la finestra giusta. Bisogna 14 secondi. Bisogna inserirlo nel momento giusto e poi dopo vediamo. Adesso vedremo più che altro
l'importante in questo momento è vedere se Fares scappa subito via, visto che in Formula Europe non gli hanno fatto neanche fare curva 2, e speriamo che vada meglio questa partenza per lui. Speriamo. È il primo match point, se gli guadagniamo 13 sì. punti, matematicamente sì. chiuso. È il primo match point. Paolo, comunque dalla chat, secondo uno tra voi gli italiani ho fatto male in compagnia nelle ultime gare. Vabbè, dalla chat, lasciamo perdere. Dalla chat, cioè. Comunque dalla chat. Quante visualizzazioni? Via, partito giro. Intanto quante visualizzazioni siamo? Perché io vedo che il Trackling Matters ancora c'è. 12. Sì, dobbiamo fare di più, ragazzi. Mi sa che dobbiamo fare un po' di più, dai. 20, abbassiamo la quota a 20, dai. 22. Yuki. Pausa prossimale che ti taglio adesso. Suno, dai. No, allora, è il nostro Pokémon. Difficile tenti. Che se Napoli potere 88. Volta per tappa finale ainda. Speriamo. Ma tutto in partenza. Io la vedo grigia. Più che altro non so se Ruffo Nico c'ha il pad, che è un mezzo tutto in quel posto. Non ho idea. La cosa che mi preoccupa, ad esempio, se volevamo evitare contatti con Napu, è che Napu parte all'interno, quindi difficilmente può evitare i contatti lì dentro. Sì, solo se gli va di fortuna che fa una super partenza e trova un varco esterno. Perché da esterno riesce a evitarli. Nel cruscotto di Napoli abbiamo messo un'immagine. Marco ha messo un'immagine. Gli è esplosa la diretta. Vediamo il cruscotto cosa ci dice di Napoli. Ah, beh, chiaro. No. Facciamo finta di non avere ansia per quello che succederà. No, non abbiamo l'impressione ansia. Che succederà qualcosa a metà gruppo. Io sono tranquillo. Io sinceramente non so perché, ma oggi me la sento bene. Non so, c'ho sta sensazione dentro. Tanto salutiamo Mauro Gold, grande vittima della settimana scorsa. Purtroppo, non sai quando mi è dispiaciuto. Comunque, ragazzi, sta per partire il Gran Premio. Speriamo bene, soprattutto per Farris. E poi vediamo anche dietro per Napo. Mettiamo la musica dell'ultima domanda del milionario. Ma sta laggando tantissimo la live mia. Non so voi, ragazzi. Sì, ma proprio la loro. Perché. Proprio la loro live, a me carico. Penso che abbiano buttato fuori Napo. Bello, bravissimo, Farris. Vediamo Napo. Rischio spoiler, non sa che... Napo si è messo tutto interno, ha preso il cordolo e si è girato. Ai. Oddio, visto cose. Guardala. Allora, io sì, continuo a essere settimo. Forse ha rotto qualcosa, non lo so. Però intanto continuo a essere settimo. No, invece è girato l'ultimo, guardate la mappa. Ah no, è vero, è ultimo. E se gira è capitato in un panino assurdo, perché erano in 4 verso quella. Ragazzi, guardate che sta succedendo lì. Oh mamma. È buono, guardate pari su 1-4, perfetto, era la situazione perfetta per lui. Saluta, buonasera, buona porta quello. Mamma mia lì. Io ragazzi vedo Napo settimo. Infatti Napo sta lì in settima posizione. E infatti è vero. Sta lì tranquillamente, 1.2, però sta lì. Non si è fermato, quindi probabilmente 15-9, giro d'attacco di Farris. Io il prossimo. Comunque ragazzi, io vorrei vedere cosa è successo alla partenza di Napo dopo nel post gara, perché è successo di tutto, non si è capito niente. Alla rotta per Napo sulla sinistra. Sì. Vabbè, secondo me deve rimanere in pista un po' più corto come stint e fare la bianca. Oh, arancione brutta. Anche Bellini è sulla destra. Non so se è vero, anche Bellini, guarda,
La questione è che puoi dire me è successo anche dell'Agri, non sono sicuro, ma ho visto macchine una sopra l'altra. Però non se deve intestarti con sta roba. Io guarda che Bellini ha, anche lui c'ha la rotta, quindi potremmo marcarlo. Fa due soste. T'hanno 14 secondi. Io se fosse Rossa, anche. Potrei un bevete e siamo a 19 spettatori, grazie. Eccoci. Ehi, attenzione. Bevete, ragazzi. Fares sta volando, ragazzi. Fares sta letteralmente volando. 11-8. Ho detto. Occhio a Costa che prova su Bellini. Oggi una Costa in Moto 3 ha fatto una cosa straordinaria. Guidategli. Qui non li diamo. Là non è, come si dice, no, non andiamo a fare la spia, perché se no non siamo figli di Maria. Napo sta perdendo tantissimo là davanti, intanto con quell'ala lì. Secondo me se mezzo sì, con quell'ala. Almeno che almeno che non ha voglia di fare quella strategia del tirare avanti, montare l'hard, poi dopo la fine cercando di resistere un po'. Però mamma mia, Harris 6 decimi al giro, credo stia andando. Quando dovrebbero fermarsi con lo soft? Attenza, bandiera gialla. Tutto ok, tutto ok. McLaren a Costa con la soft. Sì. Guarda che questa è una situazione perfetta per Faris, perché Ruffoni ovviamente sta facendo il gioco del suo compagno di squadra tenendo dietro Paolo, e così anche l'altro pilota brasiliano non ha spazio per infilarsi, e Faris va via. Bene così per noi. Allora Bombe ci chiedeva come è andata la settimana scorsa. Niente, come li avete visti arrivare? Sono arrivati, cioè non c'è stato nessun reclamo da parte di nessuno, né dei brasiliani né da parte nostra. Tanto, quindi diciamo che ci siamo mossi di conseguenza in base agli altri. Intanto Napo si è fatto passare da Orking. All'ottavo giro potrebbe andare bene per arrivare fino alla fine. Ecco, borderline. Io quasi avrei fatto due soste. Perché... Guardate dietro adesso, se lo fanno rivedere, siete proprio un catastrofe. Alberto sta andando forte, ragazzi. Sta andando veramente forte. Allora, Napo allora ha detto che lo ha tamponato uno dei low F1. Infatti Bellini ha la rotta anche lui. Tanto davanti succede che Pablo va a attaccare Ruffoni. Harris ha detto che sta risparmiando tutto quello che può risparmiare. Oh, mamma che pelo. Cos'è? Ferretti a prezzo. Oh. Napo. Ola, guarda. L'Alfa Tauri. Aredessa. Non ci voleva. Aredessa ha sfasciato l'ala. Non ci voleva sinceramente, perché era fondamentale comunque avere una macchina là davanti per la classifica. Però 4 secondi Faris, bene, sta pure risparmiando, ottimo, fantastico. Questo Pablo comunque è un bel pilotino, comunque è un peccato, perché ti giuro, cioè quei piloti che hanno schierato le altre gare davvero erano lenti, sembrava un team un po' in difficoltà rispetto agli altri, mentre va che bel pilotino. Secondo me, allora, Ruffoni l'ho visto molto forte in qualifica, e in gara che sta faticando tantissimo. È scarico come non si sa cosa. Ti puoi creare una buona accelerazione, però non c'è da lungo dopo. Però poi è pericoloso qua, cioè, qualcuno si è girato all'ultima curva. Sì, e credo sia una Williams. Rodrisape. Forse proprio Rodrisape, sì. Sì, Rodrisape. Io se fossi in Faris addirittura spingerei ancora di più per cercare di guadagnare da una battaglia che persisterà per tutto il primo stint a questo punto. Aprirlo.
Paredes ha rotto l'ala, ma non sta perdendo tanto. Si è staccato però dal DRS. 8 secondi è da. Si è sbinnato uno dei UF1. Villegas ha tamponato. Però che succede? Io direi una cosa, Alberto Fultran. Non ci spoileri le situazioni, visto che lei è leggermente più avanti di noi. Virtua. Aia. Ma perché niente. Spoilerà? Niente, lui spoilerà. Allora, sei veramente odioso. Sei veramente odioso. Che non è ancora uscito niente. Virtua. Oh mamma. Ha mandato uno a muro. Oh! Ha mandato uno a muro, clamorosamente. Ma dai, ma che è? Abbiamo visto una manovra, diciamo, un poco... Ce n'è uno che ha fatto tipo Miller su... Quello dell'LOL F1. Mi sembrava con Bautista. Sì, LOL. ho chiamato LOL F1. No! No, ho sbagliato. In difficoltà? Eh? Con la Mercedes in difficoltà? Oh no! Virtual che non cambia niente a questo punto. Però magari Napoli al drive thru. Dovrebbe anche togliere. Orking si ritira. Ovviamente ha appena visto una cosa brutta. Intanto invece 4-8 per Farris. Tutto sommato va benissimo. E per come siamo messi. Va benissimo pure in ottica campionato in questo momento. Sì. Vai, 4 secondi. Pablo, se stai bene anche magari. Pablo sul roffonico. Adesso devi inquadrare. Ok, no. E Farris, tu stai fuori, secondo me. Aspettiamo quelli dietro che si fermano. Alberto, grazie, ecco. Vabbè, ma stava parlando di... Ci sta. Sì, però... Non spoileriamo troppo le situation qua. Matlar93, intanto che tra l'altro uno dei nostri follower recenti ci dice da giocare com'è questa pista, sembra di vedere una gara NASCAR. Allora, la gara NASCAR è per un altro motivo. La pista invece, come disse il nostro Lopensky, è un frullatore davvero godibilissima da guidare. Non è il massimo per il sorpasso, ma è davvero bella, secondo me, da guidare, proprio tutta di ritmo. E a me piace. Comunque, intanto, comunicazioni, Bellini dietro ha preso 3 secondi, sta dietro a Napo, tutte e due hanno l'ala rotta, e quindi Napo sta marcando praticamente Bellini. Marcatura. Boh, Bellini si è girato. Credo che si sia girato perché ha perso la posizione da Vinom. Comunque, Bellini si è girato perché ha tamponato Napo. E Napo modalità carro armato on. Vabbè, che il tamponamento ce l'hanno su quei tamponamenti. Oh, deve andare ai box. E io farei andare ai box pure Napo a questo punto, perché ormai ci siamo. Va al prossimo giro. La trappola Red Bull. Hanno usato Webber come trappola. No. Questa, signor Raffaele, mi sembra una finezza un po' troppo pesante. La Williams stava facendo cose, finisce qualche safety car. Stop, ok. Oddio, una safety adesso ci aiuterebbe perché Napo risparmia. Ma gli deve uscire proprio in prossimità. Perché altrimenti con. Sì, secondo me sì e no. Perché alla fine tutti gli altri si devono fermare dietro di lui. Ragazzi, intanto di colpo mi risulta 26 spettatori. Napo adesso vai. Attenzione. Procediamo, io lo faccio vedere intanto se Raffo si mostra. Sistema l'ala, eccoci. Buonasera a voi, lascio l'interpretazione. Bravo. Ci devono dire intanto che Napo è box, ci devono dire dalla chat cosa significhi questo quadro, cioè la rappresentazione di questo quadro artistico creato dal nostro Raffaele Lelli. Esatto. Okay.
Ci siamo fermati tutti quanti un attimo. Sì, c'è stato un attimo di freeze generale. Allora, con calma, è rientrato Napo davanti a Bellini. Vediamo se esce dietro. Davanti? Dovrebbe essere davanti a Bellini, eh. Sì, sì, sì. Bene. In ottica titolo, perfetto. Bene. E adesso ci allora una session, una safety car. Io la safety car non la cambierei per niente al mondo, perché sto bene davanti da solo. Sì, sì, a parte questo. Ma poi soprattutto, se fosse in Alberto in questo momento, se ha conservato Go, Merz e tutto, sarei l'ultimo a rientrare, perché con 6 secondi di margine ti puoi permettere tantissimo. Eccolo là, il nostro ingegnere che ovviamente ci legge nella mente di tutti. Allora, in questo momento... Allora, Napoli adesso si deve gestire, perché sennò arriva con oltre 70. Bandiera gialla, sì. Bandiera gialla. Si è girato una Williams, sta arrivando adesso. C'è Farris davanti alla Williams, credo. Oh, subito non ho capito cosa ha fatto quella Williams. È ripartita quando è passato Farris. Cioè, vabbè, adesso due decimi. Non credo che. Allora, volendo fare un rapido calcolo attuale con le posizioni, noi avremmo 58 punti. In Liga Online, in questo momento. Scusate, però... scusate un attimo. Ecco, scusate, vai. Scusatemi un attimo, perché Luca, sto vedendo che Alberto dal quinto ha un vantaggio incredibile. Potrebbe già rientrare davanti. Esce già in questo momento davanti a Venom abbondantemente e lontano da Viegas, però adesso si è fermato Pablo, quindi può aspettare anche a rispondere, non è quello il problema. Guarda, sì, sì. Pablo ci darà la misura, visto che era quasi 6 secondi e mezzo. Viegas comunque si è arrivato al fondo, non riesce ad andare Rufone. Rufone c'ha un po' più piantato da quello che ho visto, ragazzi. Rufonico sembra molto scarico sul dritto. Intanto Bellini c'è il posteriore che va a destra manca contro Napo. Attenzione, qua. No, ma devi uscire talmente tanto incollato per riuscire a passarla, perché sennò non ce la fai. Momento un attimo di sofferenza per Napo, che deve gestire bene la situazione in questo momento. Scuola in continuazione. Tanto anche Bellini col posteriore è un po' borderline. Pablo invece è rientrato davanti a Rodrigo, perché Vinom si è fermato. E adesso sono rientrati gli altri due. Al prossimo Viegas, penalità 5 secondi. Cioè, Williams sta facendo più bandiere gialle che altro. E pensavamo che fossero i colombiani il problema, oggi invece è la Williams che la vediamo sempre girata. Toglioli. Allora, Napoli. Io castigo, si sta anche un po' guadagnando. O castigo viene a cavallo con Villegas, c'è un tiro e molla. Che fa un'altra sosta Zanelli. Sì. Villegas è a mensaje final. Do nosso querido Escabelo. Viegas. C'è il duello tra Napo e Bellini, con Bellini che è passato. Fallo andare, c'è 3 secondi. Non è quello il problema. Intanto Farris potrebbe già rientrare in questo giro, o quantomeno potrebbe addirittura anche allungare, così per tenersi la gomma più fresca, visto che sì, tanto 21 secondi è ampiamente davanti, su 14 la sosta. No, si è andato a proteggere adesso, non ha voluto rischiare, giustamente. Comunque bravissimi dalla chat, ci hanno preso in pieno. In particolar modo complimenti a Paolo, che ha subito capito anche il track limits matter, quindi sono felice che la mia mente malata sia condivisa. Mamma mia, io ho visto Rufonico perdere il posteriore all'uscita dell'ultima curva, che... ci sono i doppiati che danno fastidio. Quello sì, però a 5 secondi di margine secondo me la velocità ce l'hanno di più di tutti. Anche se perdiamo 2-3 decimi per la macchina, poi dopo recupereremo col passo.
guarda questo che sta combinando, guarda Rodrizzate, guarda Rodrizzate, guarda quanto è tempo che sta avanti. A bandeira azul ela só pode ser acionada na reta. Você pode ver que não tem nenhum fiscal apontando. Mamma mia. Mamma mia. Tem quase um só lá. Ó a preocupação dos bichos. Beh, ha ignorato la bandiera blu, il gioco gli ha dato 5 secondi, ma ignora la bandiera blu. E niente. Capite? E voglio dire una cosa, questo va tutto a vantaggio di Faris che l'ha già doppiato e quindi praticamente non ha più questo problema perché ha perso un secondo, ragazzi. Da 4-7 a 6-0 e rimane davanti, addirittura si difende. Perché c'ha la rossa, quindi deve fare il feroce, capito? Dai, pazzesco. Ma questo non ho che dire. Cioè, non ne ha, fai andare. Ma io mi aspetto una bella pagliata nel prossimo gara. A 5 secondi sta prendendo, proprio non gli sta dando strada. Ma che stiamo a fare? Ma che sta facendo? Ma mi dispiace tantissimo per questo Pablo, perché veramente non... Mamma mia, che porcheria. Mamma che... E dietro stanno arrivando gli altri, tra l'altro. Ma perché? Lo sta facendo apposta, perché guardate come... Sì, dipende. O non vorrei che la mentalità... Pablo! Ma non vorrei che c'è quella classica mentalità che il doppiato non si debba spostare. Ecco qua, la live sta esplodendo, ogni tanto esplode. La passata. Si stanno... Vale... sta esplodendo la live loro. Mamma che porcheria. Che porcheria. No! Safety car. Credo safety car. Virtual safety car. Mamma che porcheria. Che porcheria. Raga, mi si è gelato il sangue. Hai capito, Alberto. Napo resta fuori e va fino alla fine. Dovrebbe arrivare tipo col 67-68. Rai, intervistate il direttore gara, Rai. Ah, veramente. Come si chiama questo qua? Marcozzi. Rai, carabinieri, polizia. Rodrizzate. Arrestate, Rodrizzate. Carabinieri, polizia, arrestate. Guarda, in tutto questo, intanto Napo ha passato Bellini. E Frugamdias, la cosa buona per Pablo, almeno che sia rientrato in box nel momento della virtual, e quantomeno ha cambiato gomma. A me sinceramente mi è dispiaciuto molto per quello che gli è successo. Sì, ma infatti è una roba davvero brutta, che peccato. Che sei doppiato con la gomma rossa. Ma se ne avevi di più, ok, perché magari uno dice ok, non mi voglio rovinare sto stint, ne ho di più, ma non ne aveva di più. No, ma soprattutto intanto Napoli ho su Rodrigo. Passato sesta posizione. Bravo Napo, bravo. Adesso c'è davanti Pablo, però Pablo c'ha la gialla. Io sinceramente un po' di tifo. Però... Io sinceramente un pelo di tifo per Pablo lo vorrei per fare. Per Pablo. Sì, però giustizia per Pablo. Però Pablo c'ha anche 5 secondi a scontare, purtroppo. Per eccesso di velocità. Anche Villegas, purtroppo anche lui ci ha rimesso in tutta questa cosa, che è finito dietro a questo gruppone con Napo che comanda. Vediamo, perché insomma purtroppo la Liga Colombiana ci ha rimesso con Pablo, perché stava facendo la miglior gara di tutto il Bellini. Ma cosa ha perso Bellini con la macchina? C'era Napo che il giro precedente stava per lanciarla nel muro. Però allora Farris ha detto che quello che si è fermato con le medie adesso arriverà a fine gara con gomme molto usurate. Forse le hard andranno anche meglio alla fine.
Ma la rossa... Pablo giro record intanto. No. La rossa... Vabbè, è un po' come... La rossa usurata ha fatto scontato. Ma che l'incidente acabaram indo pro box sem intenção de realmente ir pro box. Arriva pelo pelo, diciamo. Os dois colocaram o pneu médio, pneu amarelo. In questo momento io non so i calcoli, ma io direi che come ci becchiamo se... dopo e meglio dopo. Però intanto per capire un po' come siamo messi con la situazione, perché in questo momento abbiamo entrambi i porti, visto che non hai niente da fare. Ma te Alberto, fai l'ingegnere, non venirmi a scassare i miei ragionamenti matematici. Rodrigo, altri 3 secondi. A me scusate un attimo, a Costa, Rodrigo, mi sembra che è una moto 3 in questo momento. No. è vero, eh. Allora c'è Bellini che adesso sta remando, cioè, nel senso è attaccato a Napo col DRS, perché sennò 3 sono 6. Ciao. Bellini altri 3 secondi, quindi. Bene, bene, vediamo anche noi. Ha fatto pure Fuxa Viegas. Oh mamma, che pelo. Attenzione che Pablo invece sta andando alla caccia di Vugram Dias davanti. Vorrei notare che Farri si è seduto comodamente sul divano. Sta andando molto, ma também da surpresa, né, para mim, pelo menos que estava da outra edição para essa, melhorou bastante o Villegas. Viegas, dove va? Non lo può fare. Drago l'ha fatto là, però era non volevo. Io no, sì, altra, ma infatti stanno riproponendo ciò che è successo. No, allora dal replay sembra che Viegas dal replay si vede che Viegas si sposta e va a centrare la Mercedes che va contro la Williams. Sembra così un po', almeno dalla visuale mi sembrava questa la dinamica, solo che lì il problema è quella Williams lì, tra tutto. Poi l'incidente è avvenuto, però la Williams ha creato l'incidente sostanzialmente. Sì. No, diciamo che sai che l'ingorgo si è creato prima, non doveva neanche avvenire. Ecco. Intanto Pablo sta andando a riprendere Vugram Dias. Vediamo. Poi bella che Viegas ha le gomme gialle, ma non riesce a stare. Ma è difficile. Perché c'hanno, sì. È difficile. Sì, non è finire abbastanza, però non ce la fai, devi uscire. È un po' Sdem la situazione che sarebbe venuta a creare in Master, nella quale c'era Alberto con la soft, poi c'avevi non mi ricordo chi, Dead con la media e io per esempio con la hard, e vedevi queste tre gomme che sostanzialmente erano uguali. Intanto tanto l'ingegnere is on fire. Io vedo pure Viegas qua, leggermente on fire. Beh, con la media. T'ho detto che lo vedevo leggermente on fire. Oh, quel cordolo, quel maledetto cordolo. Oddio. Come l'ha salvata? Wow! Adesso sono cavoli. E adesso è tutto buono per noi. Può pure passare. Allora, Vugram Dias, 3 secondi. E fa buono soprattutto per Pablo, che gliene deve guadagnare solo 2 se lo passa. Bravo. Napo ha detto che se Viegas lo attacca aggressivamente lo fa passare. Qual è il limite dell'aggressività per Napo? Sì, infatti io non ho capito qual è la soglia di aggressività che intende. Mamma mia, capiamoci, dai. Siate un po' elastici. Comunque nella classifica Moto3 Rodrigo è davanti a Costa qua. Allora vi faccio un breve recap dei punti. In questo momento noi faremmo 66 punti contro e quindi noi diventano 64 contro Perilo e Liga Online F1 30 più 22 52 ci mancherebbe un punto. Aspetta, perché Bellini ha 6 secondi e Rodrigo sta dietro, che se non sbaglio ne ha 3. Vero. Anche.
e c'ha gomma più fresca, Rodrigo, rispetto a noi, quindi potrebbe. E poi c'è anche Pogram Dias che si deve difendere da Pablo. Vero, beh, vediamo. Ma bisogna vedere fino alla fine. Ya, poi teoricamente ci sta. Ma Napoli ci arriva fino alla fine, sì. Con la virtual ha risparmiato un altro pochettino. Comunque io non vorrei dire, ma tecnicamente ci dovrebbero essere dei punti penalizzazione per i brasiliani per quello che ha fatto a Orking, ma adesso non mi ricordo chi, uno dei due Mercedes. Purtroppo deve muovere l'accusa sempre, diciamo, ovviamente, però in questo momento, parlando invece della pista, io Farris quasi quasi gli farei fare la sosta, metti la rossa e via, fai pure il giro record. Ancora il momento perché a 18 secondi 18 secondi sono tantissimi. No, esce già davanti di 3 secondi e mezzo, 4 però... 18 secondi sono veramente tanti, e ragazzi. Chi ti vede con la rossa dopo? Farris imbarazzato. Bene no, io sai cos'è, sono contento per lui, anche perché Europe è pure Alberto, safety car, safety car. Vabbè, gomma rossa. Safety, gomma rossa, si va fino in fondo, il passo era nettamente superiore. Il problema è che era già passato. Alberto adesso... Vabbè, tanto c'è un delta. Aspetta, ma... Sì, teoricamente. Farris ha passato la safety, giusto? Sì, Farris ha già passato e tutti quelli dietro no. Comunque deve rientrare. Si è bloccato, aspettate un secondo, facciamo un refresh così vediamo. La live ha smesso di funzionare. Sì, ma adesso... Ma la loro ha la loro, sì. La loro. È tornato, ok. Quindi, è tornato adesso. Comunque, tutti devono rientrare. La cosa buona potrebbe essere per... oddio, adesso tutti mettono la rossa, e sinceramente... Allora... Chi fuoi? Si sono fermati tutti. Vabbè, tanto vanno tutti sulla rossa. Sì, ma si deve fermare pure. Anzi, se vogliamo trarre un piccolo vantaggio a tutto ciò, Farris c'ha la gomma più fresca di tutti. Mi si è bloccato. Prova a fare un refresh. Sì, notato. Sì, perché Viegas aveva 5 secondi di penalità che ha dovuto scontare. Sì, dai, siamo messi bene, dai. Soprattutto Pogram Dias ha 3 secondi di penalità, che con tutta la questione che... diciamo che c'è la safety tutto, significa che in questo momento Napo ha un'altra posizione guadagnata. Sì, però non correre a farsi Mark, o no? Sì. Solo che non so se qua c'ha mai corso. Sì, no, nella Europe sicuro. Qua non sono sicuro, te lo vado a rivedere. Ragazzi, vediamo. Barbeito, Cunial, Persson, Fosca, Barbeito, Wigley, ma Pablo si è fermato. Unial. Pablo ha messo la media. Ha messo la media, sì. Che Pablo, avendo la media davanti, farà forse un po' da tappo. No, non ha mai corso per easy margin in questa competizione. Allora, pois è, tem que esperar o jogo liberar, né? Às vezes o jogo manda ele passar. La cosa importante adesso per Farris è evitare cose brusche, perché in caso di tamponamento il torto il gioco lo dà davanti. Aspetta, però. Entre o Farris e o Aredes. Perché il doppiato cerca di sdoppiarsi. Poi embora o Zanelli. Però gli ha dato Posizione. Se prende 5 secondi nesse Alberto per sorpasso illecito. No, Alberto non può prendere 5 secondi di sorpasso illecito. È solamente il fatto che deve evitare il tamponamento del pilota dietro, che
diciamo così, in questo momento fa da cuscinetto tra lui e il secondo, esatto, che è comunque importante. Buono. C'è la c'è Faris che si sta lamentando della safety car tipo Hamilton. E l'ho catechizzato su come ripartire, quindi in teoria parte bene. Napo è lontanissimo. Zanelli si ferma. Sì. Troppo bello il cuscinetto, perché comunque come una gomma di svantaggio. Però vabbè. Fa una passeggiata di salute Napo in questo momento per tornare su. Ma c'ha il... deve spingere. Oh. Lo sai che non lo so? Sai che non lo so se Bellini deve ridare la posizione a Zanelli? Sai che Bellini mi sa che doveva ridare la posizione a Zanelli? Se non gliela dà a breve, mi sa che il tempo è 15 secondi, quindi a breve dovrebbe comparire. Mi sembrava davanti il pilota della Red Bull, mi sembra. No, sembra tutto regolare, quindi scampato per un pelo. Sarebbe stato importante. Ma si ferma ora. Forse ripartono? Forse sì, perché sì, il Zanelli è No, Zanelli c'è. Zanelli lì è solamente che non è doppiato dal suo compagno di squadra e è un paesano, non tive il piacere di conoscere, ma occhio perché qua stacca anche roba a volte. Sì, ecco, sì. Adesso deve cercare di più che altro, c'era un drive thru di Viegas, drive thru ci comunica al 93. Comunque ce lo siamo persi prima. Comunque una cosa, tanto Alberto deve solamente imprimere il ritmo che ha fatto prima. E se imprime il ritmo che ha fatto prima, per gli altri non ce n'è. Ho visto Alberto alzarsi con le braccia, ha fatto così, non so. Deve partire tra poco. Non è partito benissimo, secondo me. Poteva andare meglio. No, è davanti, però ha rischiato. Purtroppo io ho la live che è sfalsata da voi, credo che ci sia qualche secondo di differenza. Ho provato a riaggiornarla, stavo più indietro di prima. Perché io sono a curva 4 adesso, tornante a sinistra, non so voi. No, anche iniziato in 2. Inizio T2 con Arenas che è comunque ancora aggressivo. Sì, perché adesso sta sfruttando un po' lo sprint. Sta sfruttando tutto perché sta cercando di usare tutto l'ERS per stargli dietro. Guarda qui. Però non due decimi e mezzo sono una pista, gli ha dato. Vamos, tranquillo. Vamos a ganar. Napo c'è dietro e Napo c'ha davanti Pablo. C'ha davanti Pablo con la gialla. Napo in difficoltà. No, è che sta usando l'ERS Pablo, per questo non riesce pure a passare. Oh, questo. E gli gira contro l'ingresso. Dove fa? Oh, ho preso la sopraelevata. Che cosa? E dove vai? Oh, è la tendenziale quello. Intanto Sdem non è in ritardo rispetto a tutti di più. No. La Simone un po' rientrava. Ha preso un tunnel temporale. Faccio un refresh live giusto per vedere se capito meglio o peggio. Ragazzi, vorrei dire che Farris ha guadagnato già un secondo e due. Credo che con la pipa in bocca se ne sta leggermente andando. Sì. 1 e 3, ti aggiorno. Alberto Farris, mica Jacopo Lucchi. Ora sta volando, ragazzi. 1 e 4. Bene, bravo Alberto. Bravo. Lopez, chi bevete? Beviamo. Anche se io aspetto Lopez per bere. Però intanto, quello è un video che non posso pubblicare.
Intanto, ragazzi, Pablo non sta perdendo niente con la gomma. È un caffè perbadolato, dice Lopez. Un caffè perbadolato. Comunque, ragazzi, sì, Pablo non sta perdendo niente da quelli davanti. Sintomo che gli MRL. Sintomo che gli MRL comunque sono molto scariche, che nella parte centrale sono veramente lenti. Ma in più, questa situazione favorisce noi perché Wugram Dias ha 3 secondi mentre Napo non ne ha. Quindi, in questo momento, Napo sarebbe davanti. Napo al 50% di Ers. Pablo è alla spia russa. Quello sì, ma in questo momento comunque grande inganno. Se io vado a vedere, noi stiamo battagliando comunque quei brasiliani in questo momento di più, quindi che hanno tutti penalità, quindi andando in quest'ottica siamo messi bene. Sì, sì. Io ho aggiornato 40 volte la live. 2 secondi, Faris. Ma Faris sta andando con la pipa in bocca. Cioè, dopo il primo giro che ha detto oh mio Dio, c'è questo dietro, al secondo giro ha detto oh mio Dio, questo non c'è più dietro. Acosta nella battaglia personale della Moto 3 ha superato Rodrigo. Per gli MRL posizione importante, secondo e terzo, per la loro classifica. Bellini 6 secondi, Grandias 3 secondi. In questo momento Napo sarebbe quinto. Sì, e due piloti brasiliani sarebbero dietro di lui. In questo momento i due brasiliani finiscono malemente giù, perché sono tutti attaccati. Oddio, allora Bellini finisce in questo momento. Da Rodrigo, Venom, questi sono tutti dietro. Allora, Bellini finisce, se non sbaglio, in settima posizione comunque. E Napo, gli ho detto, insomma, che non rischi troppo perché stiamo correndo. In frente faz as ci sta Pablo, però, occhio Sante Pablo, Barone, Pablo mais de 2 segundos depois da non so se mi ascolti. Non è una cosa molto rassicurante questa ultima frase. Ma non posso dare la certezza, cioè. Lo so. Come sono mica Toto Wolff io. Ma mafia boss. Ecco. Toto Lupo. Toto Lupo. Stavo vedendo Andrea. Comunque, ragazzi, 5 giri alla fine. 5 giri alla fine. Ho tutti l'ers. Napo si tiene lo sprint finale. È difficile con un gruppone così. Il fatto che ho tutti attaccati, sì. A più che altro perché ci sarà sicuro del casino, quindi io non so quanto converrebbe comunque muoversi da una sola. Il 43% di Hertz ce l'ha anche Bellini. Ma conviene che sta lì senza. Sì, infatti converrebbe. Forse conviene meglio stare qui. Ne ha più di tanti, ne ha più di paio, secondo me non ha senso. Ma più che altro non è proprio una questione che se ne ha più di qualcuno. Io penso che Napo ne abbia più di tutto questo gruppetto. Pariamoci agli ultimi giri. Di questo si sta pericolosamente Io se fossi Napo starei veramente tranquillo, perché in questo gruppetto qua è vero che ne hai di più, però davanti c'è Rufonico che sta proteggendo il suo compagno di squadra ed è ingaggiato con Wugram Dias. Pablo dietro comunque vuole cercare il podio e noi invece dobbiamo fare comunque battaglia con i brasiliani. Quindi un attimo Napo davanti. No, perché? Uno dice una cosa dopo 10 secondi. Incredibile, però. È incredibile, insostenibile quando fa così. È insostenibile. Ma perché ti devi andare a buttare lì che non ha senso, punto, non ha senso, finito. Frase di senso buono. Vuoi sapere qual è almeno la cosa buona adesso? Che se lui ha passo va a rimontare da solo e sta lì fermo. Ancora 3G, che deve... No, 3G, Bellini è comunque dietro, perché c'ha 6 secondi. Sì. È più che altro la posizione su Wugram Dias che potevamo guadagnare.
io appunto, cioè, allora io conoscendo anche avrei detto aspettiamo gli ultimi due giri, 35-36 giro, faranno il devasto secondo me, si butteranno a capofitto, poi qui come va, o magari si tirano fuori, quello che ha detto 2 secondi prima, cioè vabbè, allora magari l'ha persa sul corto, ci può stare un errore, basta che non si è lanciato, ha detto che gli ha proprio girato come se non ci fosse, però non era un posto per buttarsi dentro, però lì, lì se dobbiamo essere onesti non c'era spazio per buttarsi dentro, c'era lo spazio, se quell'altro vuole lasciare lo spazio, il problema è che sto campionato, il problema è che questo campionato non ti lascia spazio, vedi il mio incidente, è facile dire però, però ragazzi, occhio, perché sta guadagnando qualcosa davanti, sicuro succederà qualcosa, perché sì, ma lui ne ha, adesso sta recuperando, però non lo so. Io approfitto al volo per la domanda di Madlar 93. Avete aspettative sull'IA per F1 2021? La mettiamo in stand by e ce ne ricordiamo dopo gara. Ah, che cacchio fanno questi? Bravo Bellini. Ha fatto quello che avrebbe potuto fare Napoli se si stava là. Paolo ha fatto bene, ha alzato il piede perché lì non poi, ora sta guadagnando, però sì, che poi Pablo ha fatto pure bene perché davanti due piloti hanno 3 secondi, 6 secondi, lui ne ha 0 in questo momento, sta comunque davanti. È ragionevole. Vabbè, ma guarda, Napoli ha 8 secondi, tanto rientra, l'importante è sua liga e via. Sei sotto i 3 secondi. La gara sua, ecco, personalmente. Aredes sta aiutando. Aredes sta aiutando Rufonico col DRS. Perché secondo me lo lascerebbe lì. Se parliamo di passo, uno e uno in più. Oh, 1-9, ragazzi. 1-7. Occhio, che può ritornare ancora sotto. Napo. Le Mercedes, ma su Bellini, no, una Bellini ce la segue. No, non ci credo. Alberto, che è successo? Alberto ha paura. Alberto ha paura. Eccola. Non è possibile. Sì, Mario. Ma non è possibile. Poppy. Salute. No. Credo che questa sia la parola. Questa, ragazzi, dovrebbe essere la parola fine. Cerca di. Manca poco e sei sotto i 3 secondi anche TV. Spiazze per il Bahrain. Sì. E quindi ragazzi mi piace questa immagine, cavolo! Sì, ok, basta, ho fatto il mio sfogo. E comunque ragazzi, possiamo dire che manca l'ultimo giro, aspettiamo le vetture al traguardo, ma con questo risultato... Ah sì, davvero? Con questo risultato... Sì, con questa sì. Dovremmo essere... Spiazze davvero, spiazze. Ultimo giro, ragazzi, quindi adesso Luca non so se riesce a fare i conti rapidi. Allora guarda, ti faccio il conto rapido, sarebbero anche a Gramadias. Poteva arrivare terzo, no? terzo no, quarto. Allora, in questo momento Napo è quinto comunque. Quindi noi prendiamo 68 punti contro i e quindi 26, quindi è finita. Se prendiamo 68 punti dovrebbe essere finita qua matematicamente per tutti. Dovrebbe. Sì, ma noi non abbiamo combinato niente per una volta nella nostra vita. Quindi ultime curve per noi. La differenza. Adriano! Ti ho detto 2 secondi prima, non attaccare, e tu hai attaccato. Grande gara di Alberto. Perfetto, bravo Alberto. Preciso, veloce, consistente. Sì, ci siamo. Campione. Ci siamo. Ci siamo. Esprimetevi voi sul Napo, lo so, vi do poi il... Gara da 6. Da 6, sì. Da 6. Comunque davanti alla campione. E quindi aspettiamo campione. L'arrivo. Dovremmo essere campioni. Dovremmo essere campioni. Yeah.
Però comunque la spedizione in Sud America, la Sud America è stata conquistata. Basta. Possiamo, quindi possiamo dire ufficialmente che siamo campioni del Mundial. Spedizioni. Spiagge. Aspettiamo i risultati ufficiali. No, però questa volta credo che spiagge per i ragazzi. Fit maggiore di Garibaldi. Garibaldi. Questa vale. E per il Sud America è andata meglio come spedizione. Adesso arrivano qua. Andiamo sul podio. Complimenti pure all'ingegnere che comunque ha lo spumante. Ragazzi, hai vinto. Sì! Lui è il mio maestro. Io lo ringrazio. Complimenti. Io mi associo con Elisa. No, se volete. No! Che succede? Comunque complimenti anche all'ingegnere Alberto che ha assistito adeguamente i due piloti. Ovviamente Napo non ha voluto sentire l'ingegnere, ma tralasciamo questa cosa. Ma 3 o 5 virtuale ad Alberto. Top. Prossima ci voleva gara. Vinco. Vai, però a Monza per la passerella. Vi aspettiamo a Monza. Vi aspettiamo. Ti aspetto. A Monza prendendo il fortino Naspaz Alex Pilotino. Schiera. Io voterei un bel crit nel mio compagno. Aspettiamo i nostri piloti. Gara perfetta. Sarei curioso di un binomio Alberto J Sport. Oh mamma. Oi. Sì, andiamo a prendere tutto. Il problema non sono gli avversari, il problema è Marco scrive che se andiamo io e lui a Monza, andiamo io e lui, così prendiamo Napoli dall'orecchio. Voglio fare io con Marco una gara. Quella gara la voglio fare io e Marco. Non so. Sì. Come volete. Lopensky dice: considerando che penalizzano togliendo punti, di fatto non è ancora finita. Abbiamo episodi. No. Involti. Aspettate. Cioè, o se lo inventano, aspettate un attimo, scusate. Vugrom Dias ha buttato fuori la Renault, quindi al massimo devono togliere a loro i punti perché l'ha buttato a muro sul rettilineo. E poi sarà peggio. Poi è successo, poi con gli altri piloti. Paris è stato da solo, Napo si è girato con Pablo e l'ha persa lui. Non è successo nient'altro alla fine. Se a Monza fate correre Sdem, dice. Eccolo! Il vincitore della gara, Alberto Paris. Dai! Bravissimo. Alberto, veramente bravissimo dalla prima curva fino all'ultimo giro. Spettacolare, bravissimo. Secondo me si aspettava un'altra concorrenza. gli mancava Rufos, gli mancava. Sì, infatti io speravo ci sarebbe stato Rufos. Infatti la prima cosa che ho chiesto a Luca è stato se partecipanti, se c'è Rufos. E niente. bene, Albe, hai fatto un garone, cioè sempre davanti, quello che volevi, qualifica buona e poi via a martello. No, mi vuoi battere, te che ti verrete. Sì, il primo stint ho cercato di gestire il più possibile, in modo da creare anche poi un gap successivamente per avere il pit gratis. Infatti prima che uscisse la safety avevo comunque, mi sembra, 16 secondi di vantaggio, quindi bene o male avrei avuto comunque il pit gratis. E per il resto è una gara abbastanza in gestione. Credo che il discorso non valga lo stesso per noi. Beh, non credo che la sua gara è stata particolarmente tranquilla come la tua, ecco. Diciamo... credo di no. Però Alberto, almeno ti sei rifatto da quello che ti era successo in Formula Euro, perché eri primo pure lì, partenza, curva 1, ti ha buttato fuori. Stavolta hai fatto partenza e nessuno ti ha più visto, perché sostanzialmente ti hanno visto soltanto la safety car oggi. E mi sono spaventato un po' giusto al momento della ripartenza. Ma sento una voce funesta, sento. Sì, infatti è apparsa qua una voce incredibilmente funesta, al limite del blasfemo, ovvero Napo. non lo sento io ancora, come mai? Aspetta, vediamo. Però è facile parlare senza il volto, noi vogliamo vedere il volto qua. Oh.
batto la webcam. Ma no, sì. No, oh, comunque, io ve l'ho detto la strategia qual è. Uno che va forte vince, come ha fatto Alberto che si è levato dal cazzo del... E l'altro che prova a non chiudere il campionato in quel momento. Siamo in modalità pubblico, siamo in modalità Corriere dei Piccoli, quindi occhio ai... Comunque, ma no, in curva 1 mi ha dato una botta Bellini. Lì al primo ma giro, infatti, raccontaci un attimo. Io ero completamente a destra, lui non ha frenato e mi ha sparato nel... E poi... Ma curva 1 no, o curva la 4? Alla 4. Cioè, la 2, la 4, il rampino. Sì, sì, lui, ma io poi ho detto, ho visto che c'era una Mercedes, ho girato sulla Mercedes. Ma no, io noi abbiamo visto una mucchiata dietro, sembrava... Allora, cioè, noi Alessandro praticamente abbiamo visto una McLaren barra 74 vetture arrampicate in curva 4 e poi abbiamo visto Napo uscire indenne con la rotta fuori da quel miscuglio. Ah, poi ho tenuto dietro Bellini con tutta la rossa. Però Napo, ci spieghi l'attacco su Pablo dopo che Alberto ci aveva detto 10 secondi prima, gli ho detto di stare tranquillo. Visto lo spazio, ho detto gas e poi no, boom, mi ha chiuso. Ho visto lo spazio, chissà che spazio hai visto, immagino. Ma io ho fatto una felata perché volevo, ho detto adesso non freno, tiro dritto. Ma se ti abbiamo detto, no, stai lì, aspetta lì, che tanto quelle c'hanno penalità, che cosa ti puoi fare? Ma... È per mettere un po' di pepe al finale, perché lui sapeva di arrivare quinto, però non ci voleva arrivare così in maniera facile. Ma dove passi? Che quelli in Olanda dove vuoi passare? Vabbè, ho passato io. Ti sorpassi di più. Quello no, lì era dentro, cioè, sinceramente era dentro, però l'altro girava. Andrea. Cioè, non è, è quello che non ti puoi fidare in queste gare, sì. Che tra di noi... C'è ormai un regolamento consolidato, lo spazio c'è, in campo internazionale. Oh, c'è uno dentro, tanto poi vediamo anche che succede. Perché, no, perché ecco perché. Hai presente perché. Il video della Subaru Baracca? Oh, guarda, un Napo. comunque ragazzi, noi non abbiamo visto nulla, abbiamo visto soltanto la faccia di Alberto che all'improvviso è diventata tipo praticamente sì, bianco. È diventata la felpa, è diventata. Certo, lui continua a stare fermo così. No, io vi devo far vedere Raffaele. Eccolo, ecco. Sembra, guardalo come ha ghindato bene! Guardalo come ha ghindato bene! Per tutto il corso del... Per tutto il corso del campionato non sono stato di parte. Però dico campionato... Eccolo! Prima anche Napo. Aspetta, ce l'ho anch'io. Eccolo, va, che adesso lo prende. Pensavo il gatto. Abbiamo anche una foto della reazione di Marco. Attenzione! Il logo è vecchio. La reazione. Attenzione! Andrea ci regala una perla. Ha visto Napo che cercava di infilarsi. Marco che quando ha visto Napo che cercava di infilarsi. Basta! Io sinceramente ti devi spaventare. Sinceramente io Andrea avrei messo Nedved che se ne andava quando poi la mia reazione quando l'ho visto diciamo indietreggiare in classifica, io ero così. Ci starebbe anche il pugno di Toto. Bam! Bam! Ti ho appena la chiamato. Comunque ringraziamo sia Alberto che Napo che con il loro risultato, salvo clamorosi colpi di scena, hanno portato al nostro team il titolo mondiale. Questo bisogna comunque... Innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Ecco. Anzitutto bisogna fare complimenti ai ragazzi. No, comunque io non ho reclami, quindi siamo a posto. Al massimo fanno reclama Pablo che ha buttato nel muro quell'altro. Quindi... Mamma, incredibile, quello è incredibile. Abbiamo visto quello che è successo con la Williams. Sì, con la Williams, veramente. Quello è pazzesco. Lì mi è dispiaciuto tantissimo per Pablo. Ho riso quando si sono buttati a muro. Ho detto è morto, l'ha ucciso. Andre, su quello che ha detto Napo. Mi dovresti ritirare fuori Conte che contro il Barcellona
Cioè, c'era un giocatore Barcellona a terra, si gira verso la telecamera, fa è morto, che stava a perdere tempo, arriva all'85esimo, e Conte si gira, è morto. È andato, è finito, chi lo alza più? Comunque, bene, ripeto. Io la metterei tutta la gara, fa troppo ridere. Tra le anche Alberto mi fa, mi raccomando, stai tranquillo, se serve farlo passare. Io lo butto fuori, è riuscito, se non sbaglio, o è stato il mio audio, ma è riuscito a autobipparsi. Intanto eccolo là, è morto. Eccolo, dov'è? È morto. È meraviglioso, è morto. Comunque, voi non l'avete visto? Un capolavoro. Bonini, come cazzo si chiama? Bellini? All'ottavo giro? È bello che Alberto fa. Oh, raga, ma non è possibile, hanno tolto il cartello dei 50 e dei 100 metri. Verissimo. È colpa mia. In che senso? Ho buttato tutti i cartelli. Però non è stata colpa mia, non puoi farmi reclamo, perché io ho dato una piccola frenata, un po', un pelino di più, lui mi ha centrato ed è finito largo. Vabbè, sta centrato. Beh, anche lui ha frenato, Singapore. Io avevo l'ala rotta. No, e poi io, scusa, in curva 2 lui ha frenato, no, e quindi non io faccio quello che lui non ha fatto, dico, guarda, si usa così il pedale del freno. Ma sì, ma se uno ti dà un pugno, perché non rispondi con un altro pugno, è ovvio. Io gli ho risposto meglio. Io dico, tu, io ti potrei far reclamo. Nel mio caso, te sei anche un coglione, perché mi hai inculato da dietro. No! Sembrano le interviste di Pasini quando diamo. Perché la macchina andava male, diamo i voti ai piloti anche se siamo italiani, partiamo da Alberto, i voti a Alberto Farris e a Napo, quanto diamo? 10 e 5 già partiamo col martello, un 4 e mezzo per essere buona per Napo, quindi tu, Luca? La prossima volta faccio zero. La prossima volta. Ma io dico. Adesso arriveranno i voti onesti. No, dai, io dico 9 Alberto e 6 Napo. Perché la 6 è la sufficienza, perché è andata bene lo stesso. Quindi, ricorrete voi, bastardi. Allora, io per Alberto. Alberto ha corso. Io non ho corso perché sono qui a gestire questa splendida diretta. Quindi seguiteci, mi raccomando. Sul nostro canale Twitch. No, vabbè, voglio dire, non è ovvio. È ovvio che siamo in live. Ma lei. Io do un 6 e mezzo di, diciamo, di stima a Napo. E 9. 10 è difficile. 9 a... No, abbiamo perso la webcam. Io per Alberto do 9 e mezzo. Ma che stava succedendo? Io guarda Long. Comunque, parlando dei voti, do un 9 e mezzo, ad Alberto, gara straordinaria, e a Napo comunque gli do un 6 e mezzo, perché comunque il risultato che doveva stare davanti ai brasiliani l'ha fatto, e comunque vale il risultato finale, quindi sufficienza piena. Io darei, vedi, Matlar è d'accordo più o meno con i miei voti. 10-6, ho fatto 9-6. 10-6 e mezzo. Dov'è la live? Non ci siete più in live? Siamo su Twitch, sì. Caro. Su Twitch, allora, io darei 10 ad Alberto, perché ha fatto un bel passo, soprattutto anche quando c'è la safety car. E vabbè, sono buono, dai, un 6 e mezzo a Gunnapo, dai, che si è difeso con i tempi. Ah, 5 dovevate dare. Comunque è arrivato anche il fosse stato Mario. Per me era anche un 4 e mezzo, perché gli accidenti, allora, che mi sono non preso... ascolta l'ingegnere, fa schifo in qualifica, si lamenta in gara, dice ripetutamente alla radio, lo butto fuori. No, ma poi in realtà io darei anche mezzo voto in meno, perché lui ha messo come nick Napo Sbin e ha sbinnato completamente in qualifica 3-4 in qualifica volte. Fa una sbinata che, se fosse la realtà, non avrebbe corso per 2 Gran Premi. No! Scusate, il nome va mantenuto. Oh, per 30 secondi si può fare, 30 secondi non si... Eccolo! Vabbè, allora facciamo così. Vista l'occasione, allora facciamo così, guarda. Buonasera.
Eccolo Mark, intanto, buonasera. Ve la offro io un piccolo spezzone, così non ci danno il copyright. Facciamo come okay. No, 15 secondi are the champions, può, my friend, and we'll keep on fighting to the end. We are the champions, we are the champions, no time for loser, cause we are the champions of the world. E basta, possiamo chiudere la trasmissione, sigla finale era questa, vero? Bellissimo, bellissimo Luca. Tra l'altro ci ha raggiunto pure Mark che... Buonasera. Vogliamo sentire le sue considerazioni. Le sue considerazioni, Mark, del post GP, dai. Commenti? Sì. Ma niente, complimenti ragazzi, perché... Ah, Mark, grazie, tu ce l'accendo per farlo. Per brasiliani, anzitutto però... bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Grazie per i ragazzi brasiliani, però niente. Oggi veramente serata amara. Un ritiro, un ritiro pesante, tutta la stagione, e una penalità perché... sacrosanta. Io direi che dentro l'uovo di Pasqua i brasiliani hanno trovato una brutta sorpresa. Un Cristo Redentore grande come 5 secondi di penalità. No! Si può dire, anche perché, ripeto, sia chiaro, non è... a parte che ci sono canali che, beh, lasciamo perdere il linguaggio, però religiosamente parlando vale. Dalla chat, allora, dalla chat dicono dalla qualcosa chat... Allora no, avevamo in sospeso una domanda, a questo punto ci coinvolgiamo, proprio Matlar ce l'aveva fatta, idee o comunque cosa, se qualcuno si era fatto un'idea di quello che potrebbe succedere con, allora io ho letto un po' di news, vai Albert, vai. Oggi ho letto e ho visto che hanno scoperto alcuni leak della pagina di Formula 1 2021 e hanno letto che appunto ci sarà una modalità che si chiamerà cos'è, breakpoint o point break, una roba del genere, e sarà tipo breaking point, forse breaking point, e sarà un po' come il The Journey su FIFA, cioè una modalità storia che però è già stata scritta, quindi probabilmente sarà una cosa del genere. Tipo Toca 2 aveva la storia, Toca 2 e Toca 3. No, e poi Toca... vabbè, ci sarà la carriera. Mi stai parlando di quel Toca su PlayStation 2 che io... Ma tu sei Ryan McCain. Sempre con Master. E poi bellissimo, che ci sarà una sezione dedicata sugli sports, ma non vedo cosa potrebbero aggiungere rispetto a quest'anno. Cioè, penso che sia più o meno la stessa cosa. Anche perché lo sviluppo rimane sempre, diciamo, in casa, sì. Codemaster. No, invece sono curioso di... E la cassa. Sono curioso di come peggiorerà la fisica. Eccolo, no, no, io c'avevo... Tu hai paura, no, hai paura che la EA metta dei paletti da quel punto di vista? Sì, no, ma sia sul fatto del... Vabbè, le macchine quest'anno vanno più piano. E... Raffora... Vero. Guardate Raffora, guarda Luca. Guarda Luca, guarda Raffo, cosa ti ha tirato fuori. Eccolo! Te lo ritrovo. Ermo lo va a prendere pure io. No. Però il 3 fu favoloso. Il 2 era l'antipasto, ma il 3 è qualcosa. Le Formula Ford erano oro. Bellissime. E dicevamo, vero, da questo punto di vista bisogna anche considerare la fisica, perché le vetture sono clamorosamente più lente. Diciamo, tutte le previsioni che erano state fatte nei test erano totalmente sbagliate, le vetture sono 3 secondi più lente. Appunto, sì. Quindi bisogna capire come faranno questo, ma non credo che cambierà molto il livello di simulazione. Cioè... Immaginate Spagna, Catalunya, quanto possono perdere queste vetture con questo carico perso. Tipo cos'è, una curva che si faceva curva 3 in pieno, 3 e 7 in pieno, no, la 9, la Camsa, la 9, vabbè, la Camsa, pardon, la 9 si faceva, dai, quella lì si alzerà. Ah, attenzione, Barcellona, tra l'altro Barcellona cambia curva 10, curva, esatto. 10 soprattutto per le moto, e quindi l'hanno adottata pure per le macchine, l'hanno
l'hanno resa quella curva simile alla curva che c'era prima, soltanto ovviamente con un raggio leggermente più chiuso e un po' più anticipato. Esatto. Ma avete visto Matlar a questo punto ci chiede anche quell'altro? Vai. Ah. Eh? Quando ho passato in virtual quell'altro coglione che ha rallentato io. No, no, ci dissociamo dall'insulto. Cazzi suoi, Dio. Dai! stiamo per bannare Napo. Abbiamo circa, allora, quanti secondi di tempo c'ha prima di essere bannato, Luca? No, per pochi. Scherzo. Ma tanto ormai la persona ti chiede una cortesia. Allora, dicevo, Matlar poi ci chiedeva, ecco, si andrà più sull'arcade allora? No, non credo. Io credo di no, saremo lì. Credo che siamo lì. Sim arcade come adesso. Magari, qua boh, sono valutazioni personali, se riescono a fare bene la perdita di carico sarà sicuramente un gioco dove dovrai guidare molto di più, sì. Perché ci sarà a gestire il posteriore, perché è lì dove è la perdita di carico. Dove manca il fondo al posteriore. Sì. Io sono curioso più che altro se cambieranno anche l'approccio dell'ERS, magari rendendolo ancora più aggressivo. Boh, io penso che così rispetto adesso. Così va bene, anzi secondo me... Allora, sai cos'è? Che noi giochiamo a prestazioni pari. A volte questo ci, diciamo tra virgolette, frega. Perché essendo tutte le vetture pari, magari... Nella realtà tu non vedi qualcuno che arriva così rapidamente sull'avversario, perché magari sono due motori e due modalità di Hertz che in quel momento sono diverse, e quindi l'altro magari supera ma non arriva alla velocità con cui arriviamo noi, o non riesce a tenersi agganciato come noi, perché c'è più disturbo. Però il disturbo è sull'anteriore. Vediamo, perché l'ERS secondo me non è sbagliato, è che semplicemente nella realtà hanno più disturbo a seguire. Ah, ecco. Beh, però un'altra cosa interessante, stavo vedendo le modifiche di Albert Park, non so se l'avete visto pure voi, le modifiche. Tanto non è nel calendario, quindi non ci saranno. Sì, sì, ci sarà. L'hanno fatto apposta, l'hanno spostata a ottobre. Lo so, Alberto, che tu non segui bene tutte le informazioni, ma dovresti sapere che Australia è stata messa alla fine per fare questi lavori. Grazie della delucidazione. Ora... Ma lo so, ma essendo stato secondo pilota Sauber nel lontano 2017, non è che si può fare molto. Vediamo se riesco a far vedere. Comunque segnalo che su Formula 104 c'era l'apposito tasto per riavviare il motore. Questa cosa è oro. Vero, vero. Ma così come la safety car era presente in Formula 1 99 e poi non si divide fino a Codemaster? Sì, si divide solamente a safety car per i giochi americani. C'era l'IndyCar che faceva sì che te avevi la safety car e te dovevi scaldare la gomma dietro la safety car. Io IndyCar tipo del 2005 c'avevo il bug. Il 2000 non c'era la safety car sempre. Era troppo no, F1 2000 no. Mi sembra di no. Ho giocato, mi sembra. La mano sul 2000 non c'era, dal 99 in poi non è più tornata. Tra l'altro... E nel 99, nell'edizione del 1999, quando vincevi il campionato, ti sbloccava la safety car come vettura guidabile. Sì, sì. Che potevi guidare. Arrivare, cavolo, poi facciamo la Pandoro Race con la safety car. Oh, uff. Tra l'altro, l'anno prossimo safety car Aston Martin e Mercedes, quindi magari. Tra l'altro, per il 2021 credo che ci sia la possibilità di reintrodursi la bandiera rossa che era stata eliminata dal 2013 è stata l'ultima volta. Oh no, forse anche il 2014 mi sembra che c'è stata l'ultima volta, poi dal 2015, dall'avvento della PS4, non c'è stata più da parte di Codemaster, non l'aveva più messo, quindi dovrebbero rimetterlo nel 2021. Queste news che stanno ve la mando in sovraimpressione, intanto prima di cambiare argomento ve la mando in sovraimpressione, scusatemi, la trovo, eccola qui.
la mappa del Gran Premio d'Australia che cambia. Quindi praticamente stanno facendo dei lavori in curva 9, quindi la chicane che c'è va via, diventa un rettilineo enorme che porta la chicane 11-12, quindi si arriverà velocissimi. Sì, tra l'altro, curva invece... No, però stanno facendo proprio dei lavori, sì, diciamo che la strada è quella interna, però stanno comunque facendo dei lavori anche di ampliamento a livello di... Però Luca, ci sono altre piccole novità, come l'allargamento della... L'allargamento della via di fuga, ma non soprattutto della carreggiata per quanto riguarda curva 1, che si entrerà molto più veloce rispetto a come si entrava prima, perché è stata allargata di circa 20 metri, se non sbaglio, verso l'interno. Allora, guarda, 2,5 metri in curva 1, 4 metri in curva 4, 7 metri e mezzo tra 6 e 7. Quindi, sai quanto taglio? Mark, preparati. E poi soprattutto curva 13, ma è larghissima. No, e poi soprattutto curva 13 sarà con un raggio di curva molto più chiuso per permettere l'attacco, e quindi si uscirà più piano da lì per poi andare nel 14. E anche nel tornantino di curva, ecco, lo rivediamo. Vabbè, tanto Australia rimarrà con 3,5 metri. Beh, sì, però bisogna dire che da questo punto di vista, ecco, questo è l'esempio di sistemare un tracciato senza stravolgerne la natura, come per esempio si è fatto con Hockenheim, ecco, per dirne una. Sì, ma Hockenheim credo che era più diversa la questione, perché comunque Australia sta lì dove c'è un lago e più o meno su quelli gli spazi. Hockenheim invece hanno deciso proprio di tagliare tutta la foresta e quindi di delimitare per far vedere a tutto il pubblico. Diciamo che un concetto è diverso. Sì, però non credo non ci abbiano guadagnato granché, ecco. No. Il motodrome era bello perché arrivavi lì, poi era una particolarità come pista, mentre adesso sì, è carina, ma... Sì, non è niente di speciale. È una pista normale. Però lo sai cos'è? L'idea è venuta perché nel DTM si faceva sempre che si faceva l'Hockenheim, quello corto, nella quale entravi in una stradina che era simile a quella di adesso, insomma, però accorciavi un po' di più. Era sì. Accorciato un po' di più. Tornavi nel motodrome. E lì facevano molto più pubblico, perché il pubblico vedeva praticamente tutto il giro di tutte le macchine, e lì faceva anche molto pubblico, e da lì hanno preso lo spunto per fare il tracciato quello seguente. Ovvio che per noi puristi Hockenheim quello vecchio era un'altra cosa. Infatti anche Matlar ci dà ragione, tutta la vita Hockenheim prima del 2002. Tanto conoscendo Codemaster, manterranno il vecchio layout perché non abbiamo avuto abbastanza tempo. Comunque, signori, io vi abbandono. E domani la sveglia alle 7. Va benissimo, Napo. Comunque, va bene. Ragazzi, alla prossima. Grazie. Ciao, Alberto. Ciao, Napo. Abbiamo buttato fuori e abbiamo vinto il campionato. La prossima volta va arrangiato e correte da soli. Va là. Ecco. No, ma io infatti lo dicevo. Cioè, ma io proprio stavo dicendo a tutti quanti che senza i tuoi punti stasera non l'avremmo mai vinto. Cioè, ma non sono i miei punti. Pure Marco, aspetta che me lo sta dicendo al telefono. Come? L'ho buttato fuori io. Senza Napoli non possiamo correre. Quell'altro ha preso 3 secondi a caso e io l'ho passato alla fine. Quell'altro è stato dietro di me, gli avrò spaccato l'ala 4 volte. No. Vabbè, dietro... Scusa. È come se a me mi danno ragione quelli dell'assicurazione quando tampono qualcuno, ma credo che non succederà mai. Quindi, scusa, se io non c'ero, c'era loro che andavano avanti e facevano terzi e quarti. No, hai ragione, Poi, tra l'altro, ti ricordo che giovedì prossimo è la gara anche della Master. No, e non mi sono detto. No. Tranquillo. Dico così. Dice Andrea che mi devo preoccupare in curva 1? Sì, giovedì? Oh no, io mi infilo. Dov'è il gatto? Vittoria! Ah, aspetta, prima di andare via, vorrei vedere il gatto triste. Non c'è. Vittoria! Vittoria! Guardala. Comunque, io parto 12° in Master, tipo in curva 1 sono 5° quindi va bene. Questa è una specialità della casa. Questa è un'altra storia. Questa ne parliamo. Aspetta, mi inquadro. Ma questa è un'altra storia. Paura. Vabbè, dai, si scherza. No, io non scherzo. Ecco, no, si scherza. Nel senso, si scherza sul fatto che
Che hai fatto una cacata. No, sono brasiliani. Cosa per te? Mai fatto no! bene, mai fatto bene. Solo che sei un salame. Sei un salame. Allora, vado avanti. Vabbè, allora, ciao, Nabo. Sì. Ciao, Nabo. E ciao, Alberto. Ciao, che ci salutano. Buonanotte, ciao. Buonanotte. Ciao, Alberto. Buonanotte. Allora, Alberto, ci gira una domanda. Io rimango. Vediamo. Ah, vedi. Allora, la domanda ce la gira sempre Matlar. Già che ci siamo, sfruttiamo l'occasione. Un parere sulle castelle. Jacopo, vai. Beh, una delle mie piste preferite, veramente. Bella, una storia. È arrivato il pigiama di Roshi. Applauso. Allora, no, allora, parliamo... No, pensavo era un pigiama. No. Parliamo... No, allora, se si intende il gioco, se si intende il gioco delle castelle, io non mi posso lamentare, perché credo che detengo il 100% dei pori in master, tra l'altro, nel gioco, quindi io non mi posso lamentare delle castelle in versione gioco. Se invece dobbiamo parlare per quanto riguarda la realtà, sinceramente, ecco, è una bella pista se fatta con vie di fughe normali, perché comunque ci sono curvoni, staccate forti, è comunque abbastanza tecnica. Però con l'asfalto che c'è tutto intorno, diciamo che le castelle diventa facile anche troppo. E diventa anche noioso, perché se un pilota sbaglia comunque può recuperare, mentre se un pilota sbaglia che c'è la ghiaia, che c'è l'erba, diventa un problema. Quindi io credo che... tanto loro sapevano, secondo me, che entravano in Formula 1. È vero che era un circuito fatto per i test, ma si poteva organizzare in un altro modo. Adesso vedremo se poi dopo faranno qualcosa. In questo momento, Luca, se non sbaglio, non ci sono novità sulle castelle, giusto? Per quanto riguarda le vie di fuga. Per le vie di fuga. No, ci hanno pensato, ho visto che stavano facendo qualche mezzo lavoro, ma non ho capito se poi si è concretizzato. Guarda, cerchiamo anche qualche informazione in merito. Che problema c'è? Ecco, le castelle, diciamo, Paul Ricardo. Diciamo che c'era. Io mi ricordo le castelle. La prima volta che mi ricordo di le castelle fu quello vecchio, quello corto. Non so se avete presente. Quello che praticamente è rettilineo. I primi tre articoli sono un attimo, non sono nuovi, però il primo, Leclerc, circuito del Paul Ricard ha troppe vie di fuga, ecco. F1, il fallimento delle vie di fuga in asfalto, quel mistero delle strisce colorate nel gioco, ma già hanno capito niente e fanno anche abbastanza schifo. Diciamo che... Perché il circuito del GP di Francia è così strano? Ecco, gente forse che fa domande su Yahoo Answer. No. Basi sulle vie di fuga, vabbè, dai, poi troviamo, vabbè, qualcosa, lo troviamo. È inutile nasconderci che le castelle era nato per fare dei test, quindi inizialmente... Così sì, nel 2002 da Eccleston, nel 99, non mi ricordo. Inizialmente era per questo, però purtroppo c'è anche da dire che mancano i soldi. Molte volte mancano i soldi per fare le cose, o qualcuno non vuole spendere i soldi per un... per determinate scelte, quindi bisogna tenere quel che c'è, considerando il fatto che ricordiamo che lì non ci corre solo la Formula 1, ma per esempio ci fanno anche le gare di endurance delle moto, e quindi ci sono anche altri campionati che concorrono, e probabilmente loro preferiscono avere l'asfalto, quindi non è che c'è solo Formula 1 che chiede un cambiamento, ma devi andare anche comunque nell'esigenza degli altri campionati che sono extra Formula 1, che magari loro pretendono di avere l'asfalto. Per esempio il Boldor, che è la 24 ore di Le Castellet, che è fatto con le moto, loro per esempio preferivano rimanere con l'asfalto. Poi ci sono altre, ci sono comunque, diciamo, elementi extra che fanno sì che questo cambiamento diventi difficile. Australia, ad esempio, che cambia la pista, lì ci corre prevalentemente la Formula 1 e le V8 australiane, è facile fare una richiesta di un cambiamento. Invece per le piste europee, considerando le moto, è più difficile. E a questo punto, vabbè, Matlar quindi approfitta. La chicana a mezzo rettilineo ci sta, è un punto in più di sorpasso. Io dico sì, perché il Mistral lungo in quel modo sarebbe buono per una F1 senza DRS. Ecco. No. Mentre nella Formula 1 dell'era DRS ti basta questo rettifilo e in più c'è una staccata molto più decisa. Anche secondo me è giusto, perché devi spezzare, perché se
mettiamo caso uno esce da tutta la serie del primo settore, poi si butta nel Mistral, praticamente ha un 20 secondi di gas spalancato, dove scia contro scia arrivi poi alla curva, alla Signe, completamente in pieno con le vetture Formula 1, che rischi di fare veramente lì un macello, perché possono arrivare tantissime macchine a fionda da dietro. E sì, arrivano. È una situazione di sicurezza. Andrea che si ricorda le castelle di una volta dove non c'era la parte, diciamo, del T1, non so se ci sente. Quello corto. Quello no, corto. Allora, parlavamo delle castelle, sì. Tu sicuramente invece ti ricorderai le castelle dei primissimi 90, quando Guglielmin, Capelli, là, mi ricordo che era Guglielmin, era Capelli, no, Prost, che era corto. Me lo ricordo poco, me lo ricordo. Diciamo che, scusami Andrea, intanto sì, ti faccio ricordare le cose se vuoi. No, io le castelle corto me lo ricordo soprattutto per le moto, perché ci correvano già anche le moto, soprattutto fine anni 90, erano la MotoGP ci correva lì, prima di trasferirsi completamente a Le Mans, e la particolarità di quella pista era ovviamente il primo settore, che praticamente chiudeva tagliando il Mistral. Ma soprattutto il fatto, mi ricordo questa cosa perché avvenne nel 98 per quanto riguarda la MotoGP, così intanto sforiamo anche dopo dalle 2 alle 4 ruote e viceversa, nella 250, quando c'erano le 3 Aprilia che sul rettilineo del Mistral... Long. Scusatemi, che... aspettano, devo fare una cosa. Andre, ma dove caspito sei? In una lampada per le zanzare? Aiuto! Ecco qua. Adesso va bene. Adesso va meglio. Era il flash della zanzara che si era schiantata male. Erano le S d'Osena che le hanno fatte un po' glitchate. Non la cambiate i bambini. La polizia è stata in discoteca. comunque chiudendo il discorso, un COVID party, no, mi dissocio. Dissociamoci immediatamente. Vai Jacopo, concludendo il discorso, comunque quel Mistral lì è ricordato perché per il famoso duello a Rada Rossi, nella quale praticamente Rossi, per non farsi passare da, anzi Arada chiuse il gas e Rossi per ripicca fece il rettilineo completamente in impennata sul rettilineo del traguardo verso metà gara, un duello tra, sì, le tre Aprilia. Ricordo. Questa me la ricordo. Non mi ricordavo fosse al Paul Ricard, però me la ricordo. Era al Paul Ricard, sì. Pareri sul circuito dell'Arabia Saudita. Brutto. Brutto. Guardate il mio gesto. Preferisco non andarli. Dove si possono mettere queste due dita? Non dietro! Non dietro! Qua. Però... brutto, però dobbiamo anche vederlo, però dal disegno sinceramente non è niente di speciale. Non lo so, a me un circuito non è che l'idea non mi aggrada, e poi magari mi sbaglio, ma l'idea di un circuito iperveloce cittadino, sai cos'è? Assen, sembra Assen cittadino, no, l'ho detto un'altra volta. A parte quello, ma sai cosa mi sembra tanto di questi circuiti veloci cittadini? L'idea, adesso ovviamente non ci sono più i proprietari americani, ma l'idea di americanizzare i gran premi cittadini non mi sono piaciuti, perché in America c'è quell'idea lì di fare i circuiti cittadini comunque abbastanza veloci, che si girano intorno in un minuto, grossi rettilini, possibilità di sorpasso e via. E qui c'è stato un tentativo qui, ma anche in altri circuiti cittadini, di fare esattamente la stessa cosa, però vero. Con l'IndyCar lo puoi fare, perché l'IndyCar tutto sommato non c'ha quel carico, e quindi ti puoi permettere di avere vetture molto vicine, tant'è che sono vetture tutte veloci e tutte uguali. Se puoi avere vicine... Andre! Formula 1 no. Sei disattento, stai parlando al telefono, come mai? Questa è come la professoressa. Professore, guardi, no, perché è successo che... lì è diverso, lì è che ti dovevi praticamente, non lo so, quando... Allora, iniziamo l'interrogazione, allora uno iniziava ad lanciarsi le scarpe tipo così... Oh, ragazzi, chi viene volontario alla lavagna? Io guardo di là sul libro, così di pancia che ci
Che come un amico mio. Matteo, interrogazione. Si guardava, era solo lui. Guarda così. Chi? Io! Tu! Ma, io! Non c'entra nulla con la Formula 1, ma tu lo sai una volta che mi è successa una cosa in scuola. Vai! Paranormale. Vai! La scuola media, vabbè, stiamo parlando. Mamma mia! La mia professoressa ha pensato bene di fare l'interrogazione. Non ero neanche in progetto. A sorteggio, cioè praticamente quei bigliettini uscivano proprio i nomi. Un giorno andiamo là, io non ero preparato, esce il mio ballo. Il giorno dopo di nuovo questi bigliettini, cioè, vabbè, ma tra 26 persone può capitare che no. Mamma, ma di nuovo questa estrazione esce, io volevo fare come Troisi, no! E praticamente entrambe le volte non l'ho preparato, su 26 nomi è uscito per 2 giorni consecutivi il mio nome, su 26. Ma no, no Andrea, perché questo è un segreto che sta tenendo dalla professoressa, che su quei bigliettini per 26 volte c'era scritto Badulato. Bravo, poi ci sono arrivato dopo però. No, invece la cosa pessima era tipo io che non che non fossi preparato, là era facile essere preparato per me, interrogazione in inglese, professore nel pallottoliere con i numeri, ordine di registro, Flaminio il 12 erano sempre i numeri di mezzo, 8, 12, che sono nella statistica poi anche i più probabili, sì. Quelli di mezzo. Ogni volta 10, Flaminio, 12, Flaminio, 8, Flaminio, 5 anni, che cazzo. Faceva, me lo ricordo, con questa sacchetta un po' da tombola. Namba, 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 namba. E faceva l'estrazione. Andrea non ha questi problemi perché lui la scuola l'ha mai fatta. Ma allora? Era 26 il padolato. Oh mamma mia, si può vedere, ma dove siamo? Allora, ti sono spente le luci sulla tua considerazione, guarda. Ma cioè, guarda lì, no! Guarda. Comunque, dopo questo excursus scolastico. Comunque, vabbè. Aspetta, però tornando al discorso, sì, vabbè, al discorso Jeddah, c'era Alberto che credo dicesse una bella pista per bruciare le gomme. Sì. Perché ho visto qualche video su Assetto Corsa e ho visto le temperature delle gomme che si vivono alle stelle, essendo una vettura ad alto carico, curve molto veloci, ripetute tra di loro. Potrebbe essere una bella variabile, comunque, almeno. Però magari là ci sono anche temperature sfallate, oppure uno che era sceso in pista con una gomma ipermorbida per non spinnare, e quindi magari 2 giri con quelle gomme le fai, dopodiché molli un po'. Sì. Allora, ragazzi, altre curiosità? Riga. Le due! Come disse Renato Zero, si sta facendo notte. Domani è Pasquetta, cioè oggi è Pasquetta. Domani è Pasquetta, no. Almeno l'abbraccio. Luca, allora, anticipazioni per il Gran Premio di Imola, tant'è così. Come vediamo questo Gran Premio di Imola, visto che abbiamo visto il Gran Premio del Bahrain, nella quale abbiamo visto una Red Bull sicuramente la più in forma, Mercedes in difficoltà e pacchetto di mischia molto molto vicino tutto quanto tra McLaren, Ferrari, Alfa Tauri, eccetera. Come la vedi il Gran Premio di Imola, considerando queste variazioni anche dovute al carico che si va a perdere? Potrebbe essere una pista più indicativa del carico delle vetture piuttosto che della potenza motore. Sì, c'è il rettilineo principale che non è corto, però forse è un circuito dove si potrebbe avere una idea più chiara del grip aerodinamico delle vetture, perché non c'è nessuna curva lentissima, quindi curva da grip meccanico, ma sono tutte curve medio veloci. Non ce n'è proprio una lentissima, c'è la tosa, ma il resto non è niente di lentissimo. Oddio, c'è. Tu curvi in appoggio, acque minerali, piratella, le prime due chicane. Rivazza 1, secondo me, è difficile con quella, con la macchina che si va a perdere carico, perché va in frenata. Perdi posteriore. Ma soprattutto in discesa, in frenata e praticamente storto, perché vieni da una lieve destra. Secondo me lì vedremo chi sarà messo meglio di posteriore, secondo me. Allora, io faccio la mia analisi.
secondo me, se ti devo parlare di Ferrari, ti dico, Ferrari non è una vettura alla quale manca grip, perché la vettura si vede che sta in pista, al contrario di quella dell'anno scorso, di Alta, 2014, che insomma, si vedeva dal landing dei piloti che la macchina non aveva grip. Si può quindi migliorare da questo punto di vista il rendimento, magari con delle regolazioni di setup che vadano meglio e non sbilancino la vettura. Attenzione, perché il problema non è un problema, è una conseguenza per tutti, perché anche McLaren ha fatto la stessa cosa. Quando la gomma è nuova, sopperisci alla mancanza di grip, perché la gomma te lo dà. Quando in gara devi andare sul lungo periodo, la gomma non ti dà sempre lo stesso rendimento di grip e quindi devi sopperire col grip aerodinamico, allora le differenze si aprono. Ed ecco dove Mercedes e Red Bull vanno a fare la differenza. Poi c'è quel gruppetto di mezzo, secondo me McLaren, Ferrari e appena sotto Alfa Tauri e basta. Sono in tre. Vedi? Alfa, Ni, la, come Aston. Si chiama? La... Aston, mamma male, Aston pure Alpine, l'Aston Martin, l'Aston Martin, sì, ma ti dico Nie, l'ho vista molto in difficoltà, non me l'aspettavo. Sai che mi ha ricordato l'Arrow di Damon Hill, mamma, l'Arrow si amata, allora, di Damon Hill, no, allora, accetto il progetto. Allora, più che altro, no, adesso voglio sentire anche gli altri se vogliono partecipare a questa conversazione per quanto riguarda Imola. Se non ci sono, c'è Raffaele, c'è Alberto. Allora, secondo me vedo favorita la Red Bull. Poi Mercedes. Già l'anno scorso andava bene. Esatto. Poi vedo molto bene invece l'Alfa Tauri. A parte per il fatto che hanno girato tantissimo a Imola. Quindi questo è ottimo. E poi soprattutto perché in Bahrain non hanno dimostrato il proprio potenziale. Quindi... Però vi do questa... Vi do questa curiosità, questa discussione, questa domanda che potrebbe creare tante discussioni. Secondo voi chi ha più margine di miglioramento, considerando il fatto che ovviamente è un range molto piccolo per il semplice fatto che tutti vanno a pensare nel 2022? Quindi chi considerate, quale scuderia considerate che abbia più margine di miglioramento da qui a metà stagione, perché poi io credo che da metà stagione in poi tutti i team penseranno Mercedes al 2022. Sono d'accordo, Mercedes. Andrea Mercedes. Le macchine di Newey sono sempre macchine molto già all'estremo quando nascono, cioè hanno problemi un po' di affidabilità, ma sono già belle che proiettate, diciamo, hanno degli sviluppi, ma secondo me in Mercedes miglioreranno un po' la vettura, che anche nei test non sembrava proprio, diciamo, come però... Però è anche vero che la Red Bull sarebbe incredibile se Mercedes non risolve il problema, o perlomeno lo risolve in maniera molto parziale. Per me quello sarebbe incredibile. È anche vero che per quanto sia Mercedes, prima o poi Mercedes dovrà mollare il colpo e dire ok, non l'abbiamo risolto entro 5, 6, 7 gare, prima o poi si fermeranno. Sì, sì. Dipende, attenzione, non me lo aspetto che concentrarsi totalmente su questo progetto porti a ritardi sul 2022. Però secondo me non potranno tirarla all'infinito, ecco. Ferrari, da quello che so per fonti interne, dove sono dopo Barcellona, appunto, si chiude, appunto per quello, linea netta. Ma voi escludete Red Bull, che comunque, se andiamo a vedere i risultati che hanno fatto Red Bull, è sempre stata una macchina che parte da un certo punto di vista e poi cresce man mano durante la stagione. Voi pensate che questa Red Bull rimanga ferma dalla prima gara e che non cresca fino a su? Cioè, voi pensate che l'equilibrio che c'è tra Red Bull e Mercedes si allontanerà in favore di Mercedes o rimarranno attaccate? Ma secondo me, quello che abbiamo visto l'anno scorso, nel senso, non vale ciò che abbiamo visto l'anno scorso. Abbiamo visto una Red Bull che è cresciuta tantissimo. Ma non per il fatto che sia cresciuta la Red Bull stessa, ma perché la Mercedes, vedendo il margine che aveva in questa stagione, ha proprio smesso di curarsi, però, diciamo, dello sviluppo. Giusto, Alberto, però il 2019 anche la Red Bull era cresciuta molto nel finale di stagione, arrivando a vincere pure le gare con Verstappen, Proprio è la metodologia, sembra Red Bull che va a crescere sempre fino a fine anno. Io per questo vi sto ponendo questa domanda: secondo voi ci sarà il
distaccamento tra le due forze in campo o vedremo una battaglia dal primo all'ultimo Gran Premio tra le due scuderie? Secondo me difficile rispondere, nel costruttori li vedo nettamente favoriti, sul campionato piloti la vedo molto equilibrata tra Hamilton e Verstappen. E già sarebbe una novità, sembra, sarà un costante 2 contro 1, probabilmente in altre gare Perez sarà bene, però è anche Verstappen che ci sta mettendo il suo, perché ha fatto una super gara comunque a Sakhir. Non so, Luca, se volevi intervenire. Io no, io ti dico, non vedo Mercedes ferma, ma non vedo Red Bull che può fare un salto enorme, perché spesso quando Red Bull è cresciuta, tipo 2017-2018, partiva da due vetture che sono nate mezze zoppe. E quindi messe a posto nell'arco della stagione sono migliorate. 2020 era partita dove stava, cioè Red Bull si giocava ogni tanto occasionalmente con Verstappen le gare con Mercedes, così si è iniziato e così si è finito. Mercedes a metà campionato aveva mollato e secondo me l'anno scorso ha mollato per dispersione, quest'anno mollerà per necessità, ma come lo faranno tutti in un modo o nell'altro. Haas ha mollato a prescindere, tutto sul 2022 e quest'anno invece purtroppo necessità, suppongo. Andrea ci ha dato un ottimo spunto. Dice, ha detto, sarà costantemente un 2 contro 1 nella battaglia in gara tra Mercedes. Non è quello di costantemente, però secondo me molte gare in realtà, in diverse gare, secondo me ci sarà più un 2 contro 1 che un 2 ecco. Contro 1. Siete d'accordo? Sì. Siete d'accordo? Perez oppure non va male, però rispetto agli altri sembra aver fatto un discreto salto, o erano un po' scarsi gli altri o la macchina è un po' più adatta. Io ecco. guardando il distacco che abbiamo visto in Bahrain, sinceramente anche in qualifica Perez è vero che è uscito fuori, ma era 2,5 decimi comunque da Verstappen con la stessa gomma, perché era con gomma media, quindi non era molto lontano, e se non fosse successo quello che è successo in Bahrain, io credo che Perez addirittura si giocava quasi il podio, perché Bottas non l'ho visto di tutto questo, così forte. A proposito di tutto questo, guardate, vi mando in sovraimpressione, ora la vedrete tra poco dal vivo, una grafica. Sono il confronto dal giro 37 in poi, nello stint finale di gara, tutti su gomma bianca, fra Sainz, Norris ed Hamilton, quindi fra Ferrari, McLaren e Mercedes. E non è così male, perché facendo la media di questi passi ed escludendo dai giri di Sainz il 36,0, che è palesemente fuori passo per un doppiaggio o qualcosa, viene 34,7 per, adesso ve lo ricontrollo, viene 34,7 la media del passo di Sainz, 34,8 Norris, 34,4 Hamilton. Che non è poi così male. Però Hamilton mi sembra bisogna molto vedere molto più il finale di gara è quello, però è molto più costante, vedi che c'ha infatti quell'escalation a 34 e 0 5 4 5 1 1 3, lui va a scendere, però parliamo, mentre Luca, Sainz e Coso sono stabili, però parliamo di Hamilton che si era fermato tipo 10 giri prima rispetto a Sainz, se non erro c'è comunque un bel divario di gomma tra Mercedes e le altre due. Io credo che più che altro dovrei rivederlo. Hamilton si è fermato almeno un paio di giri ancora prima, credo. No, perché Sainz è stato l'ultimo a fermarsi per mettere gomma bianca rispetto agli altri, ecco. Però la questione che sarebbe molto interessante da capire è se in questo campionato vedremo una Red Bull che mantiene sempre le gomme meglio della Mercedes, o se Mercedes farà qualcosa con queste gomme qua, perché abbiamo visto che in Bahrain ad esempio tutti andavano piano per scaldare la gomma rossa, se vi ricordate, invece Verstappen andava tranquillamente perché la gomma ce l'aveva già pronta e non aveva necessità di dover rallentare per diminuire l'usura. Secondo voi possiamo vederlo, soprattutto in estate, dove farà più caldo, la stessa modalità che abbiamo visto in Bahrain, o Mercedes farà come nel 2018,
con cercare qualcosa per raffreddare le gomme, perché sembra che anche questo sia un altro grande problema. Se non risolve il problema al posteriore di tenuta, secondo me di conseguenza avranno due alternative: o settare il posteriore in maniera anomala pur di non sbandare e probabilmente caricarlo e quindi essere più lenti, o altrimenti per alcune costrizioni tenere il posteriore un pochettino leggero, ma se ti sbanda in quel modo le gomme vanno in temperatura male. Quindi attenzione, perché come diceva Jacopo, qua può tornare il problema del 2018, cioè avere un posteriore instabile non è il massimo. Andrea, Alberto, voi no, avete qualcosa? Io dico che la Red Bull si è visto anche in Bahrain, sembra più completa. In Bahrain sembra una macchina che è più che sta in, cioè che sta piantata, ma d'altra parte sappiamo anche che le macchine di lui sono macchine così, cioè voglio dire macchine molto aspettiamoci una Red Bull fortissima in alcuni circuiti, già lo sappiamo da ora, che ne so, in Ungheria, in questi circuiti qua, dove secondo anche a Monte Carlo probabilmente, e altri circuiti, perché comunque credo che da quel punto di vista è una macchina che si può sfruttare meglio in pista. Verstappen la sfrutta meglio, può permettersi anche forse di prendere meno rischi di Hamilton, mi è sembrato più invece in difficoltà a tenere il ritmo a fine gara per tenerlo dietro. Avete visto anche voi Hamilton, sì, ha fatto veramente fatica stavolta a stare. Alberto, tu invece? Secondo me abbiamo troppi pochi dati per poter fare un'analisi, diciamo così, approfondita. Alla fine abbiamo visto le macchine girare solo su un solo circuito, molto atipico, soprattutto a livello di temperature, quindi boh, si vedrà secondo me, perché anche non sempre una macchina che è tanto più stabile e più veloce tende a gestire meglio gli pneumatici, diciamo. Basta vedere quello che è successo a Silverstone l'anno scorso con la Mercedes che ha forato, quando la Red Bull non ha avuto alcun tipo di problema. Quindi abbiamo perso la webcam di Andrea e Alberto. Sì. Intanto Andrea mi sa che è uscito un attimo. Intanto io Matthew ci chiedeva, io, scusami. Ah, oddio ragazzi, ma siete ancora live, com'è finita? Allora sai cosa ti dico? Campione. Ecco. Comunque per chiudere il cerchio, Perez è uno che mantiene molto bene le gomme. Se la Red Bull mantiene questa filosofia di mantenere bene le gomme, uno come Perez ci va a nozze. Puoi fargli fare sì, metà gara con un stint. Quindi vedremo un po'. Situazione invece per quanto riguarda i mid team, visto che abbiamo parlato dei top, parliamo anche dei mid team. Pone tra McLaren, che ha portato un diffusore nuovo, Ferrari, Alfa Tauri, che sembra una macchina molto competitiva. Come la vedete? Ecco, come vedete la situazione lì in mezzo? Vedete che la situazione rimanga questa fino a fine campionato, o secondo voi qualcuno ci ha più sarà a margine? Secondo me sarà un anno dove non ci saranno grandi stravolgimenti, dove non vedremo vetture che portano l'aggiornamento che magari di colpo li fa saltare di 3-4 decimi. Cioè, sarà secondo me una stagione molto lineare, che più o meno parte come arriva come parte. Ok. Proprio per necessità, cioè il contenimento dei costi, tutto qua, secondo me rimarremo più o meno così, magari poi a seconda delle piste, delle mescole portate da Mirelli, del funzionamento particolare di determinate condizioni, vedremo dei team rendere ogni settimana e ogni gara un po' meglio, un po' peggio, però come sostanza secondo me rimarremo. Vediamo di non annoiarci troppo da metà campionato in poi, ecco, perché Finché lottano, sì, cioè speriamo di no. Sì, molte saranno stabilite. Vi butto lì questo: se Mercedes risolve il problema col fondo, ok, trovano la quadra e così, passeranno qualcosa a quelli dell'Aston Martin, visto che abbiamo visto che il fondo ce l'hanno molto simile, e Aston Martin ha perso quasi esattamente lo stesso tempo che ha perso Mercedes, si parla di 2 secondi rispetto all'anno scorso. Se trova la Mercedes trova la quadra nel fondo, aiuterà Aston Martin a risalire su, visto che abbiamo visto che Aston Martin e Alpine sono molto in difficoltà. Potrebbe essere, ma a volte i meccanismi delle vetture, per quanto siano simili, sono molto delicati, quindi è un po' il discorso che si fa anche quando copi le idee degli altri. Non è detto che se quello ha fatto quell'idea
e la loro macchina va, se la copi tu la tua va, perché magari partirà un concerto differente. Può succedere una volta. Aston è molto simile, però mi sembra che questa volta il mettere insieme, secondo me, idee non loro, non sta funzionando. Bene, voi ragazzi avete altro da aggiungere all'affermazione di Luca? Non siete più o meno d'accordo? Credo che Aston Martin l'unica cosa che devono fare è cercare di convincere di qui il resto, come ho cercato di fare in questi inverni. Bene, bene. A sto punto proiettiamoci anche un po' nel futuro. 2022. Foglio bianco. Come dici, chi è che la zecca, vuoi sapere? Chi ha bravo, mi hai già letto nel pensiero. Secondo voi, foglio bianco, chi azzecca il progetto? Se, chi vedete come già in questo momento qualcuno avanti? Ovvio che nessuno ha detto niente, però sai, come la Mercedes nel 2014 che era già tanto avanti e qualcuno l'aveva intuito. Qui si può cominciare anche a pensare una cosa del genere. 2022 cambia tutto. Chi pensate che sia leggermente avanti? Ovvio che è una cosa adesso difficilissima, però magari possiamo fare i mazzoni che predicono il futuro e poi ci azzeccano, quindi ci possiamo più ai meriti. Posso dire che azzeccherà l'avventura e chi avrà questo? Oh. Allora io dico, ma non una corbelleria, ma l'ultima volta che c'è stato inaspettatamente un cambio di regolamento sostanziale a livello d'aerodinamica, chi ha azzeccato la macchina è stata la Ferrari. 2010 dici? 2017. 2017, è vero, sì. L'hanno copiata tutti. È l'ultimo regolamento aerodinamico sostanziale che c'è stato. Poi non ho altre statistiche. Ti dico 2010, di quelle vetture non è stata l'eccezione. 2009 hanno cannata, proprio quel periodo no, non hanno mai trovato la vera però guarra. Io dico per Andrea precedentemente il Ferrari è una macchina aerodinamicamente sbagliata, se guardo indietro dopo il 96 non l'ha mai fatta, secondo me. Molta fiducia nel mi sembra che la freccia tecnica in questo momento pronto a essere, diciamo, completamente sbugiardato dai fatti, però mi sembra difficile, mi sembra una Ferrari che da un punto di vista tecnico un po' naviga in questo momento, lasciando stare il discorso delle regole eccetera eccetera, ma non ho una grandissima fiducia, vi dico la verità. Magari no. Ma come non ce l'avevamo nel 2017 quando avevo la Ferrari nei test, la prima cosa che ho detto no raga, impossibile che. E poi sentivi le voci e detto, oh, cazzo, Luca, se devo... Scusa, vai, Andrea? Vai, no, niente. Io, Luca, se devo essere onesto, nel 2017, quando vidi la macchina ai test, sentì subito che quella macchina era buona, perché facevano vedere degli spezzoni, ovviamente non c'era ancora la copertura dei test, quindi facevano degli spezzoni e vedevo nelle curve soprattutto di medio carico una macchina ferma e lì mi aveva dato l'impressione di un qualcosa di buono, però sai, se poi parli e dopo dici una cosa che poi non risulta quella, allora non vuoi parlare, però qualcosa c'era nell'aria. Infatti poi dopo Australia si era visto che la macchina, io mi sono convinto in due occasioni quel test. Quando ho visto Vettel fare la simulazione di giro di qualifica nei test e alzare palesemente il piede all'uscita dell'ultima curva, però ho detto, bah, non sai che cosa hanno fatto prima. Il passo. Quindi, poi me ne sono totalmente convinto quando in Australia al Q2 ha alzato il piede a mezzo rettilineo per non far vedere il tempo. E detto, allora va bene. Se l'ha fatto vuol dire che, non si stanno più che si stanno ancora nascondendo, è grave, vuol dire che andava bene. Peccato perché era una macchina che gli mancava un quid di motore. Lo step del 2018 sotto quella macchina sarebbe stato per me un mondiale a mani basse, perché era mostruosa come aerodinamicamente parlando. Già. Era davvero una bella macchina. 2017, 2018. La rimpiango, 2017, ma la 17 ce l'ho proprio nel cuore perché è stato un fulmine a ciel sereno.
linee bellissime, cioè poi soprattutto provi anche un po' di orgoglio quando vedi che tutta la griglia viene da te, che ti deve vedere la macchina, come di questi hanno azzeccato la macchina, e quindi là capisci che è stato fatto un buon lavoro, è là che poi ti dispiace. Io mi ricordo la faccia di Toto primo Gran Premio, quando la Ferrari va davanti che cambia completamente d'espressione da tranquillo, sicuro, a serioso e pensieroso, perché dicono questi qua mi sa che ci rompono un po'. Intanto Paolo, per chi un po' prima di chiudere, ci dice: io 2 euro stile 2005 su Alpine me li giocherei. Diciamo che Alpine l'ha dichiarato praticamente, Alpine. Lo sta dichiarando praticamente da un sacco di anni. Loro volevano un cambio di regolamento. E il cambio di regolamento c'è adesso. Ci doveva essere, c'è adesso. Ci sarà nel 2022. Alpine si gioca la carta in questo momento, che se o azzeccano la macchina o, dal mio punto di vista, vanno fuori dalla Formula 1. Perché loro sono entrati per vincere, non sono entrati per far comparsa, secondo me. Per la felicità di Alonso. Secondo me loro sono entrati per vincere, non sono entrati per far comparsa. Se non azzeccano la macchina nel 2022 vanno via. Dici, Andre? Per vincere non so, ma per essere, diciamo, competitivi in alto sì. Per vincere onestamente, io sai cosa, guarda, ti faccio la battuta per chiudere, che sono le 2:30. Sì. Faccio la battuta per chiudere. Secondo me Alonso c'ha la capacità di scegliersi le scuderie, che è la stessa che ho io di scegliermi le donne. Sì, ma Alonso, tu considera che Alonso a fine carriera, cosa vuoi che domani mi cantasse? No, però in generale dico, la carriera di Alonso è incredibile. A parte quei 2 anni in Renault e il 2007 in McLaren, ogni volta cambia la scuderia e si è sempre trovato. Però diciamo che nel 2010-2012 ha fatto. 2010 non faceva schifo la macchina, l'avevano corretta bene. L'hanno sbagliato. Ha fatto proprio palesemente un miracolo di guida. Macchina decente. No, nel 2010 nel 2012 metterci un secondo per correre contro un altro, sinceramente. Ora mi ricordo che Vettel però è anche vero che era entrato Alonso nel 2012 a metà campionato, la macchina sembrava incredibile. Mi ricordo Silverstone e Hockenheim, la macchina, ma anche, ma lo sai che 2013 pure secondo me la macchina non era male, ma lì le bombe tutti quanti. Ma il 2012, ragazzi, era una cosa oscena, non so se Malesia, io mi ricordo 2012, mi ricordo Malesia. Ha fatto proprio i miracoli Alonso. Io mi ricordo Malesia, qualifica undicesimo e dodicesimo. Sì, ma poi allora, secondo me, invece, ritornando al discorso attuale, mentalità Renault, se voi avete mai fatto caso, Renault se non lotta davanti non c'è. Non va via. Di colpare da un punto di vista tecnico, proprio anche da un punto di vista aerodinamico, cioè la macchina sembra una macchina né carne né pesce. Cioè, vabbè, ok. Ma credo che Alpine però dico che secondo me Alpine in questo momento, come tutti, ma specialmente Alpine, si sta concentrando sul 2022, la macchina quel che è, hanno fatto un miglioramento. Non è che andava la McLaren in 2 anni, gli ha dato 3 piste alla Renault. Oddio, però nell'anno scorso sinceramente la Renault aveva fatto un ottimo passo in avanti alla fine. Paolo, nel 2012 mi ricordo. Paolo, del 2012 mi ricordo Alonso davanti a Massa doppiato, basta quello. Sì, a Valencia, Valencia 2012, dall'11esimo al primo, straordinario. Ma quello, allora, il ramarico di Alonso, più che il 2012, io ce l'ho per il 2010, perché il 2010 era proprio, ma mi ricordo, c'era stato un pregare ad Abu Dhabi degno di Bruno Pizzola ai mondiali. Pino Allevi, come la vedi, no? Questa sì, la vinciamo. No, basta che non facciamo cavolate. Incredibile. Volevo, là dopo Suzuka 98 davvero volevo spararmi, non ci credo. Però anche Suzuka 98 è stata una serie di conseguenze folli. 2010 la si è proprio cercata. Ti faccio un discorso tecnico. Una macchina che per superare un Petro devi prenderti quei rischi là. È chiaro che anche là, il problema qual è? Anche là che la macchina, tu ti porti
dalla prima gara all'ultima ti porti sempre questo gap tecnico che puoi rattopparlo in alcune gare con il pilota, oppure che si suicidano alcune volte anche i piloti Red Bull che sono suicidati, ricordate? Sì. Però poi alla fine la paghi questa cosa, perché se c'è una macchina che ha un secondo di distanza, non è possibile che ogni volta io mi svegliavo e vedevo la Ferrari 2012 un secondo e sei si è preso in qualifica. Un secondo e sei. Troppo. E non è passata nel Q3, non è passata. No. 12esimo Alonso, 16esimo Massa. Sì, in Malesia. Ma poi tra l'altro, un secondo e mezzo, quello che abbiamo preso pure quest'anno, ma nel 2012 poi dopo ci siamo scordati che prendevamo un secondo e mezzo perché c'era Alonso che guadagnava un secondo e sette di guida. Ma però la macchina era un'altra cosa, considera che in quegli anni c'era una affidabilità diversa anche delle macchine, c'erano molti più litigi, quindi magari si rompono. Ora le macchine sono molto affidabili, se tu parti difficile che si rompano le altre. Mi ricordo che nel 2012 ha rotto un sacco di volte. Una gara sì, una gara no, rompendo. Ma ha rotto una barca di alternatori. Sì. E poi Red Bull fece la deroga per affidabilità della federazione. Non so se io gli avrei fatto tenere. Alcune volte le McLaren di lui, dei anni di Häkkinen e Coulthard. Ma c'è una la prima gara. Rompevano ogni gara. Hanno fatto 10 giri. Hanno fatto una barca di ritiri quell'anno, infatti, ma nel 99 soprattutto. Nel 99 rischiarono di perdere un mondiale vinto dopo che Schumacher andò contro il muro. Dominio tecnico. Di competitività a livello di prestazione della vettura erano super. Di competitività a livello di affidabilità potevano stare alla pari della Minardi. Infatti l'hanno pagato nel 2000, perché nel 2000 prime due gare rompe sia Häkkinen che Coulthard, tutte e due le gare furono con zero punti per McLaren. Poi dopo dalla quarta gara la McLaren non si ruppe più, e tant'è che praticamente Häkkinen fece sempre punti dalla quarta gara in poi, rimontando, andando tra sfiga di Schumacher, tamponamento e tutto, ritornò in testa mondiale. Poi arrivò Mazzoni che disse, e vi giuro lo disse, Häkkinen è dal Gran Premio di Imola che va sempre a punti. Due giri dopo Häkkinen rompe il motore a Indianapolis. Una cosa, è 2 minuti e 30 secondi su YouTube, ragazzi, c'è la gara completa, potrete verificare questa cosa. È clamoroso. 2 minuti e 30 secondi. Mazzoni, una delle cose più devastanti che la mia mente ricordi. Detto questo, signori, 2:30 spaccate, abbiamo proprio alla grande. Vi preparate per la buffata di domani, andiamo a dormire. Allora, ovviamente, partiamo prima con i ringraziamenti ai piloti, quindi grazie Alberto. Grazie. Alberto. Grazie a Jacopo, grazie a Andrea. Alberto si meriterebbe domani a tavola un bel uovo di Pasqua, tanto, così grosso. Kinder. Gli do quello della, quello che mi arriva della Easter Egg. Solo che mi sa che mi arrivano voci che dovrebbe essere un nuovo juventino, quindi non lo so. Comunque, no, io vorrei dire una cosa per chiudere. Tutti quando vincono un Easter Egg, una Pandoro, ricevono qualcosa. Io l'unica volta che ho vinto una Pandoro non ho ricevuto nulla. È vero. Pensa a me che me lo stanno a portare adesso che sto a dieta. Ho vinto la Pandoro l'Easter Egg adesso che sto a dieta. Io vinsi la Pandoro no, no, raga, lascia perdere. Ho levato 10 kg e mezzo in 2 mesi. Io vinsi la Pandoro nel 2018, ma dal 2018 che non vedo un Pandoro. Questa cosa non va bene. Vabbè, dai. Non va bene. La prossima edizione vediamo, dai. Magari... Dai che la vince. Va bene ragazzi, ci vediamo allora settimana prossima, quindi allora abbiamo, vabbè, ora lunedì e martedì, per chi ci segue poi in Twitch, questa diciamo differita prima che Alberto ci mandi giustamente a quel paese, domani e martedì chiaramente non abbiamo la gara di campionato, torniamo mercoledì con la Europe, giovedì e venerdì con Master e Prime. Allora, signori, noi ci salutiamo. E domenica chiusura con il mondiale in casa nostra, diciamo. Eh sì, qui a casa nostra. Ecco. Perfetto, signori, grazie. Buonanotte, sono 2:30, andiamo a Nanna. Buonanotte. Buonanotte, ciao.